Inizio del XXI secolo. Il dissing aveva reso la Terra una palude putrefatta. Il tempo degli uomini era giunto alla fine. Pochi eletti avevano messo in salvo la pelle. I goblin dominavano quella palude, perché si sa, nelle intemperie danno il loro meglio. I streaming erano pervasi dal giocciaggio. Influencer lucravano sulla pelle dei più piccoli, da lap dance e i giochi ignobili come Just Dance avevano corrotto le menti dei pipparoli più incalliti, e soprattutto ciò non era bannabile. I goblin, trovatisi a lungo senza una guida, cambiarono il loro fato quando Relivio dell'antica stirpe Goblinis de Marconibus prese il comando, e da quel momento il destino di una razza sdegnata e derisa dai più cambiò definitivamente. Questo mondo è in continua evoluzione, fa paura ma c'è una soluzione. Un esercito sempre a tuo fianco, Claudio canta finché non è stanco. Le nostre vite saranno più lievi, altrimenti arrivederci baby. Ma tu sei un goblin, corri insieme a noi, con Livio, Red e John Boy. Andiamo all'arrembaggio, il re chiede coraggio per vincere contro il ciucciaggio. Il goblin! Viva la figa. Bene, buongiorno strozzi. Salve, allora, mamma, è tutto, non me ne hai messa sta storto. Cosa. Tutto storto. Intanto tutto. Buon appetito Gianni. È tutto storto, ok. Sì, okay. Fuoco. Sì, adesso va bene. Come va? Ragazzi, ci si sente bene? Esatto, intanto... Ciao Daniele. Ci si sente bene? Ci si sente bene. Oggi... Io più che altro chiederei se si sente il fruscio. Se può dar fastidio il... Ma se tu non dicevi niente, magari sì, manco se ne accorgevano, no? Il problema è quando dici, che ne so, qualcosa e la gente poi se ne accorge. Vabbè. Allora Gianni, io prima di iniziare ti devo far vedere una cosa. Vai, è un video che ho trovato, che vi, cioè in realtà è un video molto famoso, però però che tu sicuramente non hai mai visto. Tu non l'hai mai visto questo, vero? Non credo, non lo so. Non credo che l'abbia mai visto. Scherzo alla cartomante, ok. Allora, ne ho visti vari di questi qua che facevano gli scherzi, tipo che chiamavano appunto quelli là in televisione, però non so se questo l'ho visto. Beh, ma te lo dovresti ricordare, cioè è veramente...
Questo è famosissimo. Allora, aspetta, per far capire, agli altri il contesto. Il contesto, allora. Intanto facciamo così. La fiera del cromosoma, hai visto? Siamo proprio noi. Allora, mamma mia, ma che è? Ma che succede? Stai facendo? Non è che cosa stai facendo, è che sono da Anydesk ed è un casino. Non si capisce in caso. Allora, eccolo. Oh, eccolo qua. Gianni, tu non avevi visto questo? Non lo so, non mi ricordo. Vai. Però non so appunto se faccio bene o male. Perché da un lato sono occupato proprio perché non la sopporto più, e dall'altro invece dico magari. Non si capisce il cazzo lì. Non si sente. Lo vedremo un'altra volta allora. Fanculizzati. Molto bene. La cartomante, sì, un video epico che Gianni non ha visto. Però non sente nulla perché effettivamente dovremmo attaccare le casse. Non sente nulla, solo io non sento. Non si sente nulla. Mm. Comunque, è stata una settimana molto impegnativa. Sì. Questa è stata una settimana molto impegnativa. Ma per chi? Per loro che ci hanno dovuto vedere? Non ho capito. Per chi? Allora, primo, dobbiamo parlare molto ad alta voce. Sì, sì, ma dico per loro è stata una giornata impegnativa. Per tutti è stata una settimana impegnativa. Settimana, sì. Una settimana perché abbiamo affrontato degli argomenti. Ah, lo so perché. Perché si è dovuto svegliare presto per andare a prendere il pinguino ieri. Sto parlando metaforicamente. Ah, ok. Ok? Rompicoglioni. Allora, quello che sto dicendo è che è stata una settimana comunque molto complicata anche dal punto di vista del content su Twitch. Con le IRL e due settimane che effettivamente stanno succedendo solo. Ah, così. Aspetta, lo so perché. Perché ieri mattina è andato a farsi la patente, quindi si è svegliato per due giorni consecutivamente davvero, presto. Davvero, ma sei un grande, bravo Livio. Sicuramente è per quello. No? Abbiamo finito con le vostre cazzatine. Beh. Vai, continua, prego. Allora, stavo dicendo, è stata una settimana molto complicata dal punto di vista del content su Twitch. Abbiamo visto IRL di vari personaggi tra Ercole, Rospo, Gabrone, la scritta che si smonta da sola. Abbiamo una nuova parola. Sì, esatto. Adesso è vari problemi. Ok, vari problemi. La mia domanda è focale più importante, la domanda delle domande per quanto riguarda il content su internet è: quando è giusto e qual è la linea di demarcazione tra il vendersi, lo svendersi? Mi spiego meglio. Mi immagino una cosa tipo il Gabrone, no? E ci abbiamo pure un estratto, tra l'altro, di una sbroccata che ha fatto al Cerbero. Ma vabbè. E la mia domanda è: uno si immagina, io faccio IRL, no? Io faccio IRL e non succede nulla. Faccio tutte le cose tranquille e non succede niente. E non guadagno. Non guadagno, ok? Facendo le IRL in modo tranquillo, non guadagno. E io magari ho un affitto da mandare avanti, ho tante cose da fare. Bene. Metti caso invece che facendo un IRL dove faccio succedere ogni 3x2 un casino, inizio a guadagnare. Quindi, qual è la linea che uno dovrebbe tenere? Ovvero, rompi il coglione alle persone, ma comunque guadagno, quindi comunque do un male minore alle persone, ma comunque ci guadagno tanto io. Oppure faccio comunque l'integro e cerco di fare le live IRL con il triplo dell'impegno e guadagnando probabilmente anche un po' meno. Non so se mi spiegato. Sì, no, il concetto è abbastanza chiaro. Ciao, Dora. Ma finisco, me levo il piatto e... Allora, secondo me c'è sempre il fatto di dire: se fai content, quindi soldi, quindi eccetera eccetera, solo facendo casino, secondo me è un problema, ma è un problema tuo a livello di
personaggio che poi vuole avere un futuro sulla piattaforma, perché ovviamente non è che puoi fare 365 giorni casini, IRL e basta, perché ci saranno delle... fai succedere una settimana di bello chiacchierato. Ok, però una settimana, cioè avrai le tue donazioni ok, avrai i tuoi guadagni ok, ma ti ripeto, alla lunga non va bene, cioè non avrai un guadagno effettivo, se quello è il tuo intento, perché tu mi hai detto il tuo intento è guadagnare tanto, con una settimana che fai casini, ok, magari guadagnerai il giusto, ma non sarà abbastanza per il futuro, perché poi si deve sempre pensare a quello, no? E soprattutto, creando casini, facendo casini, eccetera, eccetera, non avrai un buon impatto mediatico, le persone non avranno una buona stima di te. Quindi quello per un lavoro futuro... Però guadagni, sì, ma è l'immediato, è sempre la cosa, ti do 5 euro oggi o 10 domani. È quella la cosa che devi pensare. Che cosa è meglio? Sì, però il fatto è, immaginatevi la situazione per cui fondamentalmente voi sapete che se fate i casini guadagnate. Ma perché se la devi basare su sto fatto? Non guadagnate. Perché non è vero che ci stanno anche streamer IRL che fanno live tranquillissime e guadagnano, penso, magari non agli stessi livelli del Gabrone, esempio, ma che ne so, cioè comunque tu devi sempre vedere tipo... chi è che ti guarda, nel senso magari gli pia uno la pazzia di donarti chissà quante sub, quindi magari tu quel giorno guadagni più di un altro streamer che fa macelli, cose. È sempre ma molto il ragionamento è, io dico no, in generale, però non di è media. Giusto nemmanco il ragionamento che dici ah, se faccio casino guadagno, cioè. Allora, ultimamente le IRL, per come le sto vedendo io, è più faccio casino e più pubblico ho. Più c'ho cassa di risonanza okay. E più guadagno di conseguenza. Quindi, ciao Fran. Quindi, il concetto è poco casino, pochi guadagni. Ho tanto casino, tanti guadagni. Ma secondo me metterla su questo punto è veramente troppo sbrigativa. Certo, io sto facendo comunque un'ipotesi. Cioè, tu te apri il tuo canale, ti apri il tuo canale e vedi che se in una live fai casino, per una settimana fai un po' di casini e vedi che schizzi a manetta, poi smetti e vedi che ricali a bestia. E comunque tu devi guadagnare per mantenerti, tra virgolette. Cosa fai? Cioè, tu cosa faresti in questa situazione? Vai, ragioni. Vabbè, penso quello sia più o meno automatico, perché giustamente tu pensi, ah, se facevo quello e mi andava bene, mo che ho smesso, viene un po' magari automatico pensare, ah, provo a rifarlo, e giustamente, se non peggio. Tu hai la certezza, se c'è la certezza che facendo casini... guadagni di più, mettiamola così. Non è così, te la metto io in questo modo. Ma è un presupposto sbagliato, soprattutto a livello lavorativo. Cioè, tu non a livello lavorativo, a meno che non è appunto un contratto da tempo determinato, anche lì se fai dei casini, so cavoli, non puoi avere la certezza che comunque sia quella cosa vada bene. Anche perché questo trend, appunto, è un trend, molto probabilmente la gente poi si stuferà, perché ci saranno problemi, si creeranno problemi, eccetera, eccetera, non andrà più bene, perché secondo me, è una cosa abbastanza che ne parlano anche altri, è la wave dell'estate, no? Cioè, attira di più d'estate che in altre stagioni, no? Anche perché è pure più difficile farlo magari già d'inverno, una cosa del genere, perché c'è meno gente in giro, quindi creare un casino, cioè veramente devi entrare dentro a un posto chiuso e crearlo, però lì è eccessivo, cioè diventerebbe eccessivo, no? Quindi secondo me è un trend che spero finisca a breve, perché abbiamo visto questa settimana, come dici te, che si è scatenata una rivolta di tutti, soprattutto di chi vuole portare dei contenuti sani sulla piattaforma. Quindi io spero che finisca in breve. Poi, te l'ho detto, non c'è la certezza, perché magari fai un tipo di casino
che ha che in quel momento al pubblico va bene, ne fai un altro che in quel momento al pubblico non va bene. Quindi poi ci possono essere ritorsioni più pesanti anche a livello mediatico, non dico a livello che ti bannano, eccetera, ma proprio che dici, vabbè, ma quello fa solo quella cosa o fa quel tipo di casino che non ci piace e non lo seguiamo più. Quindi è tutto sempre da valutare. Allora, c'è Agox LOL che dice: secondo me dipende da quanto è disposta una persona a mettersi in ridicolo o a mettersi nei guai. Può essere buono nel breve periodo, ma alla lunga ti distrugge. Esatto, quello appunto che dicevamo, Certo. pienamente d'accordo. Risposta alla titolo no. Ok. Qual è il Ci titolo? sta. C'è un limite? Ma c'è un Ah, no, limite? no, no, non c'è un limite perché... Io ti faccio una finché non domanda, te Edoà. Io steccano. ho una domanda. Però probabilmente già sai la risposta. Si arriverà mai al punto di commettere un omicidio su Twitch? Silenzio. È una possibilità plausibile. E se io ti dicessi che è già successo? Non lo sapevo, ma è una possibilità plausibile, certo, perché una persona non... Ti Cioè... racconto che cosa è successo, così hai più chiara la cosa. Ciao Miccio. Praticamente un tizio ha donato tipo 800 dollari. Dov'era sto tizio? Mi sembra. Non mi ricordo se era in America o in Russia. Era un russo. Quindi non era nemmeno. Non so se era Twitch. Però, Vabbè, per infatti, dire. Twitch non c'è in Russia. Non mi ricordo, No, no, era russo. Twitch Non so se era su. Non Cioè, mi ci sono dei ricordo. problemi con Twitch in Russia. Vabbè, senti, uno streamer del Vabbè, di cazzo. qualche Non è importante. piattaforma. Vabbè, non è Era questo importante. cazzo di Esatto, non è streamer. Alla fine, importante. cioè, gli hanno donato 800 dollari, 800 rupie, che cazzo c'è lì? Rape, 800 rubie. rape. E gli hanno detto: chiudi la tua ragazza fuori dal balcone. Questa stava già mezza modificata così. Ed era praticamente nuda, soltanto il reggiseno e maglietta. Cioè, no, il reggiseno e mutande. L'ha chiusa fuori per tipo 20 minuti e questa è morta assiderata. E c'è proprio la scena di lui che la prende e gli fa. Oh, e questa è morta. E ride. Che cazzo Ma ridi? capito, Ma mi che fa stai cazzo fa. ridi? Ma che Ma cazzo perché? ridi? Da, lo so che è una cosa brutta, però mi ha fatto ridere come hai fatto. Vabbè. Oh, scusate. Sì, no, È un sadico. io pensavo a qualcosa anche Più più, no, greve. no, più greve, con un intento vero di uccidere una persona, ok? Ah, no, no, Qui è stato, vabbè, qui è stato, negligenza esatto, assoluta. qui è stata poi una disattenzione gravissima, cioè Vabbè. imperdonabile appunto, però non c'era l'intento di uccidere la ragazza in questo caso. Poi ovviamente è sempre omicidio, Sì, sei un coglione comunque, sì, cioè beh, perché facevano certo. tipo meno 20 gradi, la No, metti, no, no, cioè, no, no, sei anche però... una persona di merda, cioè in generale se chiudi la tua ragazza in mutande con meno 20, a Sì, no, no, ma è prescindere, come anche se abbiamo detto, sopravviveva era una è merda. follia ugualmente, però, cioè, ipotesi, un'ipotesi plausibile anche è, uno dona una cifra impensabile, così la andiamo proprio Sì. nell'assurdo, 50.000 dollari, euro, qualsivoglia moneta, e ti dicono uccidi la prima persona che passa lì per strada. Ma questo secondo me non succederà mai, dai. Questo secondo, anche Io perché penso proprio al massimo tiro una pigna in faccia. se succederà una cosa del genere, tipo è lo streamer che verrebbe attaccato al massimo. Tipo che proprio uno che gli pia il matto, dice guarda questo mi sta proprio sul cazzo, non lo so che cosa. E vedi proprio che, boh, non lo so, Cioè, questo qua tipo come è fanno fuori lo successo con streamer. Lia e Social Boom, però versione greve. Versione Beh, molto più greve. immaginati anche soltanto una persona che dona, quindi si sente la cosa, e dice: se una persona va in streaming dal ragazzo e lo uccide, dono 50.000 euro. Tu che ne sai le persone che stanno guardando come reagiscono? Cioè, sono scenari folli, magari con una bassa probabilità che succedano.
Ma che possono succedere? Cioè, non sarei sorpreso al 100% se succedesse una cosa del genere. Quindi il limite non c'è. Il limite non c'è. Io sono abbastanza sicuro che il limite non ci sia. Questa cosa mi fa ricordare, cioè, quello che stavo a dire pure l'altra sera. Cioè, è molto inquietante come cosa. C'è un film che t'avevo anche fatto vedere una volta, un trailer, ma non mi ricordo nemmeno come si chiama, però mo lo cerco. Che si basa appunto su sta cosa di fare tipo le live su una piattaforma che ovviamente è molto più, non Twitch, cioè non esiste, però che puoi fare qualsiasi cosa, e la gente ti può dire di fare cose veramente folli, mm-hmm. e ti dona, e se tu lo fai riscatti i soldi. Aspetta, lo cerco. È già uscito, è vecchio, è molto attuale, come idea è molto attuale. Assolutamente. È incredibile come il pubblico abbia il controllo sulla vita delle persone. Però è sempre, sei tu che ti metti nella situazione. Perché se tu non fai live IRL, non dico che non fai live IRL, ma non fai live IRL incentrate su il pubblico che ha il controllo su di te, non lo può avere, capito? È una merda, a meno che non succede qualcosa tipo rimorchi una, cose così. C'è Nerv, si chiama? Sì. No, ho capito il film, Stella. Sì, ho capito, non l'ho visto, ma ho capito. Prendiamo come esempio Ivan Grieco e il ragazzo della? Della, ok, l'ha riscritto. Prendiamo come esempio Ivan Grieco e il ragazzo dello screzio con Social Boom. Uno si impegna e si distrugge, l'altro fa due cazzate per emergere. Cioè, vabbè, sì, è lì, sì, quello che stavamo dicendo. Ma guarda, ad esempio, ieri, poi prima di uscire, stavo vedendo Omicol, che faceva live IRL, stava in un ristorante e è successa proprio la cosa inversa, no? Cioè, è la cameriera che si è interessata a dire che cos'è questa cosa, che fate, ah, carino... Sì, vi avevo anche già visto altre volte che non stavate in live. Poi gli ha spiegato una cosa e si è mutato. Cioè, se tu la incentri in questo modo, non crei problemi e non il crei. È che il disagio piace. Il disagio piace, ma in quel caso la chat non è che ha preso potere e quindi ha creato il disagio, no? Come dicevamo noi prima, che magari hanno donato dicendo delle cose che potevano essere razziste in quel caso, perché stavano in un ristorante non italiano, quindi potevano creare dei disagi razzisti o altre cose. No, lo streamer non ha incentrato la live sul disagio e quindi la chat non ha risposto facendo determinate cose. Io penso che in una situazione normale di IRL, se c'è la possibilità di creare disagio, la chat lo crea. Perfetto, ma se lo streamer la blocca al nascere... Ma lo sai perché vuole creare il disagio? Secondo te perché? Perché la chat vuole aver potere, vuole vedere vuole quella persona... Vuole sentirsi protagonista, esatto, vuole avere il potere, vuole vedere quella persona in difficoltà, come reagisce a quella difficoltà, se non riesce a reagire a quella difficoltà soprattutto. Paradossalmente è una cosa che piace, mm-hmm. vedere lo streamer, anche paradossalmente a volte il suo idolo, non riuscire a reagire a una situazione. Certo, tipo qua chiedono quando... infatti Krusty cosa ne pensi. Krusty? Un po' come quando è successo il fatto con Blur, no? Quando la chat gli ha iniziato a spammare, ecco, tra l'altro le emote del clown... E gli ha bestemmiato alla chat, poi peggio insulti. Capito? Sì. E là è proprio lo sbrocco, cioè secondo me è anche una cosa che ti logora dentro, cioè Twitch è veramente talmente incentrata sui numeri, i guadagni, le cose, cioè però... YouTube è molto meno... Ma perché YouTube non sono sei... totalmente due cose... Esatto, sono diverse. Ma tu immaginati che questo tipo di lavoro... No, anzi, ripeto, questo tipo di impatto mediatico non è che c'è solo su Twitch, eh? Cioè tu immaginati tutti gli attori, i teatranti, tutte queste persone che hanno bisogno di un impatto con il pubblico, poi hanno anche una critica, hanno anche tutti quelli che, anche soltanto perché gli sta antipatico, gli vanno contro, gli danno addosso. Devi saperlo gestire. Tante persone non lo sanno gestire e anche essendo magari bravissima a fare il proprio lavoro,
non riescono ad emergere o a continuare quel tipo di lavoro. Sì. È normale. Tu quando inizi questi tipi di lavori devi calcolare tutto, devi pensare a tutto quello che poi sarà l'impatto che avrà sulla tua vita. Certo, sì sì, è un argomento interessante anche perché, cioè, stavo proprio pensando ieri sera prima di andare a dormire, a parte fa, oh, non puoi capire che cazzo è successo. Cosa? Ieri. Ma dove? Qua dentro. Ieri, cioè non ieri, l'altro ieri. Ok. Ok. Alle 9 di mattina. Beh. Io apro gli occhi e qualcuno aveva acceso la TV. Il tuo sedere? No, il telecomando. Io infatti ho detto, magari ho cliccato. Il telecomando stava sul tavolo, nessuno l'ha toccato. Ho visto la TV accesa, ma mamma mia, c'era la pelle d'oca. E vedevo il volume che si alzava da solo. Secondo me è qualcosa. Non sono pazzo. Secondo me semplicemente tu pensavi di essere sveglio, era palesemente un sonno. No, non mi sbaglio. Secondo me o è qualcuno, qualche telecomando che ha fatto interferenza col mio... Se no c'era anche quell'app del telefono che ti faceva da telecomando e potevi... Sì, ma incredibile, io mi sono svegliato e c'era sto televisore acceso, tutto... Dammi, che si è mangiato io? Non lo so. Oh, ti giuro, no, ve lo giuro, è vero, cioè io mi sono svegliato e c'era... Ma ti addormentavo la televisione accesa? No, io non l'accendo da giorni. Cioè no. Da mesi, anni. La uso tanto per giocare alla Play, ma la usavo tipo almeno due o tre settimane fa. L'ho acceso. Quando giocavo a Minecraft VR. Grandissimo gioco, bellissimo. Mi sono cagato sotto, mi sono svegliato, ho visto sta televisione accesa, ho detto no. Cioè, ho il telecomando qua a qualche parte e poi ho controllato e stava là sopra sul tavolo. Dio, sei sul letto così. Ho detto, ma come cazzo è possibile? Come è possibile che sia accesa da sola? Porco due. Incredibile. Scene paranormali a casa di Livio. Giorno, Red. No, io mi sono cagato sotto, vabbè. Ma poi ti sei alzato e l'hai spenta? Poi mi sono alzato e l'ho spenta. Ho visto il telecomando. Ma dormi tipo col telefono sul letto? Non so, perché no. Il telefono, quello da nostro, c'ha il coso col telecomando, sai? Sì, ma io il mio telefono sta come sempre per terra. Vabbè, allora. Quindi no. E poi in generale, non lo so. E poi ripeto, quando mi sono svegliato, dopo un po' ho visto il volume che si alzava da solo. Quindi ho detto, sarà qualche interferenza. Però comunque mi ha inquietato come storia. Vabbè, a parte sarà sta stronzata. Lo streamer il gabrone. Il gabrone che cerca di da qua sotto. Era ovviamente sotto qualcosa che prende... Ma non è vero. Ma sì, ma infatti assecondatelo. Raga, oh, io vi giuro, io se mi sveglio, sono cosciente. Non sono uno che è stato tutto rincoglionito. Sì. È vero. La mattina non mi sveglia la sveglia, ma le api che mi entrano dentro la stanza. Greve. Le api? Aspetta, le api è grave, cioè... Vabbè, se fossero zanzare. Comunque, per parlare appunto di questo argomento, c'è stato l'ultimo scandalo per concludere questa. Un altro. Una digressione. Questa settimana. Chi per concludere questa cosa? Settimana di. Queste due settimane, che spero siano il capitolo finale. Non credo. C'è un nuovo streamerirli in città. No, scherzo. John Boy. No, allora, il gabrone ha attaccato pesantemente il Cerbero. Ah, ok. Sì. Gli ha dato dei parassiti, mi pare, ma lo vediamo. Degli sciagalli. Però per vederlo, per sentire l'audio, dovremmo spegnere un attimo il condizionatore. Dove o attaccare le casse. Ma le casse devi attaccare. Ah no, aspetta, si può fare ci così. Ci arrivava, mi sembra. Attaccare le casse. No, non ci arriva così. Facciamo questo. Facciamo questo. Lo attacchiamo direttamente. Ah, genio. Genio. Una cosa decisamente molto semplice. Poteva pensarci prima. Sì, esatto. Ma che... Scusa. Quindi possiamo anche sentire questo adesso. Non si sente nulla adesso. Ok, sì. Alza. No, alza le casse. È alzato al massimo. Ma prima
Si sente proprio un cazzo. Avvicina le casse? Dai, mamma mia. Avvicina le casse, il cavo è corto. Avvicina quella cassa. Lo vedi? Lo vedi, muovo, è cambiato tutto. Fai play. Se non parla è difficile. Vabbè, questo video è decisamente basso. Prendi l'altro video. Metti il gabbrone che urla e dissa al cielo. Se non si sente. Dai, spegniamo un secondo il condizionatore. Vabbè, ma non, guarda che... ma non serve. Non è secondo me se metti, questo è il video che è basso. No! Dai, poi se abbiamo caldo. No. Lo mi sto già squagliando. Sì, vabbè. Allora, Gianni? No! Fa troppo caldo lì. Dai, su. Oh, in quel di Twitch. Ciao. È ovvio che poi voteranno negativamente. No! Che cosa? No! No! Attenzione! Vai sui messaggi. Aspetta! Eccola, in chat. Perché non, loro non sentono l'audio? Non lo sentono. Non lo sentono, aspetta ragazzi. Fixiamo subito. Fix Livio Ita. Credo così. Così dovrebbero sentire. Ten chat. Come la recupera? Sì. Ma sì. Ciao. Come fa a dire? È ovvio che poi voteranno negativamente. No! Che cosa? No! Attenzione! Aspetta. Vai sui messaggi privati su Twitch. Ma perché? Eccola, in chat. Ma come la recupera? Gabbro, ma perché? Allora guarda, ce l'ho. Ho visto bene o è giusto dentro il video? Come ha fatto a farlo prima che... Scusate? Raga, c'è un po' di eco, che due coglioni che siete, si capisce? Vabbè, tanto si capisce. Se stiamo zitti fa un po' di eco. Si capisce, fa un po' di ego, ok, lo accettiamo, dai, su, dovete su, proprio non fate i pignoli audiofili d'estamina. C'hanno ragione, ha fatto adesso. Ma adesso che cazzo di ore sono, ragazzi? Non sono le 20. Però scusate, poi mette il VOD, se tu dalla clip clicchi che ti fa vedere il VOD completo, se giorno, vedi là, sia, sia prima che dopo, vabbè, non solo 30 secondi. Ma scusate, no. Voi potete blastarlo e lui no, ma... Cioè. No. Noi abbiamo argomentato, lui può dire quello ma che vuole. Ma non stiamo a dire non avresti dovuto fare questa clip, però vogliamo solo rispondere. Lui ci ha risposto perché gli hanno detto come si chiama la live e noi stiamo rispondendo di nostra volta a lui che ci ha risposto. Secondo me, ma lui ovviamente stando in live non ha neanche visto la live, io voglio stare tranquillo. Okay. Quindi sicuramente il titolo, la gente gli verrà riportato cose false in chat e lui avrà sbroccato. Vediamo. Sì, sicuro, in effetti. Quindi dalla faccia sembrava abbastanza adirato. Sì, ma guarda, l'ha fatto un'ora fa. Vabbè, comunque. Metti un attimo, metti Rex. Guarda, c'è è incazzato nero. Se, siamo pronti, reaction, vai. Rosicano, mamma mia, quanto rosicate, quanto rosicate, quanto siete sciacalli che non avete un rosicare cazzo di cosa? Da fare dalla mattina alla sera. Allora. Sciacalli. Sento già la temperatura che si alza. Sto morendo di caldo, sì. Questo siamo d'accordo. Voglio spezzare una lancia. Ma aspetta però, la premessa che ha fatto Davide è sacrosanto. Certo, sì. Certo. Nel senso lui dice, gli hanno come al solito è colpa degli utenti. Certo. Che vanno in chat e dicono, oh a me ma mi erano entrato, cioè... Mi sono come sono state, scusami, come sono state assurde alcune critiche che gli hanno fatto al Gabrone su delle testate giornalistiche che non avevano senso. Certo. E ti entra la gente in chat e dice il Cerbero ti ha dissato, lui va a vedere solo il titolo e il titolo era distruggiamo certo. Vabbè come al solito. Quindi ok, hanno un po' forse sgravato, anche perché se tu metti il titolo distruggiamo Gabrone, anche se poi nella live magari lo difendi, la gente parte prevenuta certo. E già sta nel mood ha fatto una cosa bastarda. E magari gente che entra e poi dopo poco esce, rimarrà con la cosa, hanno fatto una live contro sì, il Gabrone. Se posso dirti, forse un pelino ingenuo lui, soprattutto conoscendo i soggetti in questione, che sono molto polemici apposta, cioè lo fanno apposta, provocano apposta per poi magari fare tutt'altro, cioè in questo caso... Poteva prima accertarsi effettivamente della cosa. Però stava in live. E allora che cosa che fai? Dico che spezzo una lancia. Spezzo una lancia perché nella stessa giornata
Ne ho parlato io. Allora, è uscito il video, ne ha parlato Ivan, da quello che ho capito. Ieri mi ha detto che lui ne ha parlato. Ne ho parlato io. Ovviamente noi siamo i precursori di tutto, perché ovviamente... Poi ne ha parlato Rubino. Poi sì, pure il Cerbero. Sì, sì, sì. Secondo me ha detto veramente, ma avete rotto i coglioni. Sì. Ne avete... Cioè, tutti, sì, tutto quel gruppo si è attaccato a sta storia, ma avete rotto i coglioni. Però... È anche vero che è lui che ha caricato il video. No, no, però quello che ti sto dicendo è che se tu sei live e quindi non puoi sapere che cosa c'è, stai zitto, non lo dici. Poi in caso, come poi è stato fatto un po' da tutti, vedi che cosa è successo, analizzi cosa è successo e in caso attacchi degli atteggiamenti sbagliati delle persone. Certo. Così sì, sì. Ti poni comunque sia, anche se... parti da una qualsiasi ragione, ti metti dalla parte del torto, perché sbagli completamente il modo. Allora, sì, sì. In chat scrivono, Gian-Pierre Gianni scrive, Gian-Pierre Gianni. Ok, Gian-Pierre Gianni. Ma non potrebbe rispondere uno o due giorni dopo aver visto di cosa si parlava? Esattamente. Allora, aspetta, proprio... sì, però, dal punto di vista umano... Io capisco il fatto che ne hanno parlato tutti, cioè... Sì, però tu... E lui dice, lui quel basta, video... legge il titolo, distruggiamo il gabbrone, sta in live di impulso, dice, ma avete proprio rotto i coglioni. Qual era il discorso che facciamo prima? Se sei un personaggio pubblico, ti prendi certo, tutti gli oneri e gli onori, okay, punto. Sì, vero, è anche una persona, è giovane, è umano, e ripeto, non è un video YouTube, qua... Le live sono molto d'impulso, capito? Grazie Marco per il ride. Stavo dicendo, maledetto, quel video... dovevi stare qui, bostine! Il video lo sapeva. Che avrebbe scatenato, il mondo, certo. In questo mondo, cioè, lo sapeva che se lo andavano a rivedere la gente in live, certo, sicuro. Certo. Sicuro. Ma è stato anche poi, secondo me fatto apposta, cioè era sì, probabile. La sua idea di... Vabbè, era anche un poi però, far capire alle persone come erano andate realmente le cose. Certo, però sapeva benissimo che tutti poi l'avrebbero rivisto e analizzato. Questo sì, però secondo me non si aspettava subito tutta questa cosa, tra cui il titolo distruggiamo sì, il gabbrone poi, cioè, come ciliegina sulla torta. Boh, non lo so, che so. Perché da noi ieri era entrato in live. Sì, 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 era entrato in live, avrà visto quella di Ivan, la mia, avrà visto Rubino. Poi al cerbero distruggiamo il gabbrone, avrà detto basta, ma avete proprio rotto i coglioni, esploso. E lo capisco, ragazzi, non è una reazione così assurda, secondo me. No, quella di Rubino, lui era già entrato in live prima. Lui se n'era, quando era entrato da te... Tipo dopo sì. Un po' quando è uscito, vabbè, cioè già stava in live lui, quindi non so, al massimo gliel'avranno detto, poi non so. Quindi, certo. Però ci sta che anche col fatto di aver fatto il video e sapendo che se ne andavano a vedere tutti quanti... Vabbè, ma contestualizziamo perché noi, sì, noi sappiamo già che è il video, ma magari gli altri... Andiamo un po' avanti. Una scena di Batman, ragazzi. Ma abbiamo un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Questa è una tua valutazione, ti posso dire, erronea. Ma poi e neanche un'argomentazione. Sembra che sta a leggere un commento su YouTube di tutte le parole che ha detto poi. Sono proprio le classiche cose che dicono quelli che te vogliono attaccare ma non sanno come attaccarti. È Gianluca versione macioche. Che poi dovresti il apprezzare la maglietta. Perché versione macioche? Non lo so, mi è venuto in mente macioche. No. Il Pokémon l'avete preso? Sì, quello con i quattro braccia. Macioche quello prima ne ha due. Ah, scusa. Quello è Machamp. Avrei detto più coso. In mia ignoranza. Conosci Pokémon. Primeape. È vero, un po'. Più Primeape. Pure col bracciale qua. È vero. Non avete un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Siete sciacalli, siete invidiosi. Le argomentazioni è basic di chi ha in testa il vuoto cerebrale. Rosicate, ma... Poi voglio dire, scusami. In queste ultime live... Forse troppo, nel senso bisogna sempre capire che era... Però perdonami, però scusami, tu prima dici è giusto la reazione del gabbrone e adesso dici questa è troppa. È la stessa cosa, solo che no, lui con lui con una base fondata. No, perché lui c'ha il quadro generale. Chi? Il gabbrone no. E chi c'è? E quindi, appunto, se tu non hai il quadro generale, non rispondi. Cioè, come no?
se io non allora, so tutti i fatti. Gianluca, Gianluca fino adesso è stato tranquillo, magari il gabrone sono 24 ore, cioè da quando è uscito il video che gli rompono il sì, cazzo se tu sta sbagli, cosa. Lui sta cercando di portare un contenuto in live e c'è tutta la gente, fai visto questo, 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 al centesimo, al millesimo che glielo scrive, sbotta. Tu devi essere bravo a incentrare la tua live su qualcos'altro, semplice, no. È il tuo lavoro. Sì, però non è così facile. Non sto dicendo che sia facile, ma che lo devi saper fare. No, no, certo, vabbè, andiamo avanti. Ad esempio abbiamo parlato di tantissimi fatti di cronaca, cose di vario tipo, questo fa parte della cronaca del web, se ne parla. Vabbè. Ah, io lo inviterei la prossima volta a esporre le stesse cose, magari con un tasso alcolico in corpo assente. Comunque ripeto, la mia ricostruzione è quella che ho fatto, quindi non me incazzo neanche. E quindi? Classicone, dai. Grazie mille per il sub. Comunque il video che si ricorda il gabrone era questo. Ah, 8 dicembre 2016. Il mistero mi ricordo assolutamente, mo se avessi il minotaggio sotto mano vi farei sentire quello che dicevo, ma non voglio perdere tempo. Torniamo al gabrone. Comunque possiamo dire che non avete mai criticato i titoli no, di clickbait. Mai. Mi pare che dicevo stica, cioè solo l'unica in alcune cosa, occasioni, ma quando magari c'è, cioè, quando veramente tu dici una cosa che non apparirà minimamente. Vabbè, se tipo queste sono tette, esatto, nel video ci sta Marco Vigiano che parla. Puoi utilizzare tecniche, cioè il Cerbero è quello che ha implementato i finti titoli clickbait, cioè proprio apposta, no? Prendendo in giro il titolo clickbait, facendo a loro volta, certo, quindi attaccarli su questo senso mi sembra veramente poco intelligente, non ha fondamenti. Ripeto, era in una situazione dove non era lucido al 100%. Vabbè, andiamo avanti. Farne un'altra. Non sai che fare. Praticamente forse l'avrei trovata. Una mora. Io vedo una mora. Una castana e una mora. Fa caldo e ho sete. Vuoi un bicchiere d'acqua? Grazie. Ma d'acqua. Scusa, lo sto mettendo per te sto video. Ma dai, su. Dai, vado subito al punto, dai, vado subito al punto. Va bene? Dai, vado subito al punto, dai, guardatelo un secondo. Al Balonga numero 8. Sì. Interno 15. Sì. Alle 2:30, va bene per te? Ok, per me va bene, allora io domani vengo da lei, così porta lei... Porta la foto, così facciamo anche le carte. Una foto? Devo faccio la trans, se non hai la foto si fa una trans più profonda. Vabbè, comunque sia, io domani allora vengo da lei, così lei mi fa quei bei bocchini, proprio... Sono di una misura, perché lei è una bocchinara! Qua cerca di fare l'energia sferica. Questo è Sheldon che cerca di spappolare il cervello. No. Qui in altre epoche sarebbe stata esorcizzata. Bellissimo. Senti che dicevo. Si concentra adesso. Sì, vabbè, adesso si sta concentrando e sentivo che dice bellissimo. Che climax. Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non ho capito, non credo che starei bene d'ora in avanti. Ah, ok. Vabbè, prendo l'acqua. Vai, prendi l'acqua. Torniamo a parlare di cose serie. Torniamo a parlare di cose meno serie. Vabbè, allora nel frattempo intanto accendiamo il condizionatore. E diamo un attimo di aria a questo posto. No, sei stato così bene. No, ai Caraibi. Ciao Starly. Allora, ripeto, secondo me attaccare, non lo so. Allora, è vero che mo esagererà il gabrone dicendo cose un po' grevi. Sì. Molto grevi, forse troppo grevi. Però ripeto, un po' capisco la frustrazione della giornata che ha visto tutti gli streamer parlare di lui. È normale, sì, se lo devo aspettare. Però vedi, cioè
lui paradossalmente, apri a Marco. Da tutta questa situazione ne poteva uscire, apri a Marco, ne poteva uscire anche con una pubblicità allucinante, perché se tutti parlano di te, come noi anche abbiamo studiato, una pubblicità che sia positiva o che sia negativa è pur sempre una pubblicità. Poi certo, devi essere te, guarda Ercole, esatto, guarda lui. Devi essere te a saperla sfruttare a modo, cioè nel tuo modo giusto. Quindi far venire tutti quelli che magari prima ti hanno cominciato a dissare, a dire che sei questo, quello e quell'altro, dalla tua parte. Certo. Facendo cosa magari? Facendo vedere che tu magari sei cambiato, fai delle cose più giuste per la community, eccetera, 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 senza star qui a dirle tutte, perché poi ognuno fa il cazzo che gli pare. Oh no. Grazie. Addirittura 3 bicchieri, anche per Livio. Che uomo, ragazzi. Un uomo da sposare. Ragazze, John Boy è single. Cercatelo, è tutto da strapazzare. Hai aperto la porta? Sì. Ok, quindi adesso arriverà il quarto ospite. A sorpresa! A sorpresa, un ospite incredibile. Se entra in 4. Vabbè, ma c'è il nostro supereroe. Però se dobbiamo sentire il video diventa un po'. Madonna, questo sta salendo le scale e scrive in chat. Io veramente non se prende le scale e non l'ascensore per scrivere in chat. In bella Vincenzo, eh? Che non prende l'ascensore perché non avrebbe potuto scrivere in chat. Sì, esatto. Vabbè. Comunque, io non mi sento di criticare il Gabrone più di troppo. Fino adesso. Adesso arriva la parte greve. Boom, boom. Adesso arriva la parte greve. E qua mi sento anche un po' preso in causa. Devo ammetterlo. Comunicative per creare titoli accattivanti è tutt'altra cosa. Ed è una cosa che ho sempre fatto e sempre difeso. Mi è venuto in mente, l'ho fatto, ma era su tipo i video, che ne so, di Mantex e Mina, dove venivano messe le tette e classiche cose scritte, ma non era criticare il clickbait. Mantex e Mina erano una coppia, lo so, che facevano questi titoli clickbait, e la cosa assurda è che si modificano con Photoshop, tipo Mina. Levavano tipo il reggiseno, cose del genere. Comunque top conoscitore Flame queste cose. Vabbè, era il suo. Ma fanno, era la sua era quella. Ma fanno ancora i video quelli là. Sì. Sì, davvero? Credo di sì, credo. Wow. Di sì. Vabbè, se cerchi il massimo esperto YouTube ce l'hai davanti. Gianni, sei il massimo esperto di YouTube? No, sono non credo io. Io so tutto. Flexa la targhetta. Io so tutto, ho la targhetta vecchia di 100.000 iscritti, sono uno YouTuber in rovina, ma fiero. Ok. Era distruggere, prendere per il culo il video, il prodotto. Cioè, parla solo del titolo e basta... L'ha fatto solo Mr. Hyde ed era un content proprio da depensante. Ma infatti chiunque lo prese per il culo sul secondo sì, voi. Secondo voi è clickbait. Cioè lui leggeva solo il titolo, poi apriva e clickbait. Finito. Cioè non è che diceva sai, vabbè. Ma perché si pensava che era facile, capito? Tra l'altro non c'è manco il Shane, dice Nanni, tra l'altro. Non c'è tutto Shane. Cioè ai 20 anni non c'è manco un Shane. Esatto. Che lui è giovane. Beh, pure. Non avete un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Non è un'argomentazione. Miseria. Stiamo lavorando anche ridendo. Porco Diaz, a fare i titoli clickbait, ma ancora criticavate i titoli clickbait nel 2017. No, pure lui lo dice. Era su lui. Twitch. Ah, pure vabbè, in chat ce l'avevano detto. Sta un po' alterato, mi sa. Comunque avvelenatissimo dopo, ripeto, dopo una giornata che la gente parla di te. Ci sta sicuramente, forse lui troppo, è sempre un po'. Il miglior modo, appunto, è proprio non parlare di questa cosa, perché se tu sei avvelenato di base, perché ci sta. Però allora, ascoltami, aspetta. No, non hai capito. Allora, il fatto che lui sia avvelenato da questa situazione va bene, è giusto. Ma, appunto, essendo un personaggio pubblico mediaticamente esposto, o tu non fai la live, o se fai la live non ne parli. E se qualcuno la tira fuori, fai finta di niente e cambi discorso, cambi argomento. Allora sì, però se tu incappi nella provocazione... È difficile quando tutta la chat ti spamma quella cosa. Ah, ma sai che non è chiaro. Come ti ho detto prima, tu ti devi prendere le responsabilità della cosa. Ma è come quando io sto in live e mi arrivano 300 persone che mi dicono «Hai visto che è successo a Gerber? Hai visto che c'è...» A me
mi rode il culo. Ok. Mi rode il culo. Andatevene a fanculo! Non me ne frega un cazzo! Ogni volta entrano 300 persone. Che è diventato anche un meme. Infatti adesso, ad esempio, Mitch e altri utenti. Che è successo a Cerber? Per farmi triggerare. Vedi, questa è una cosa. Però questa è una cosa. Cioè, se tu lo trasformi in un meme, è una cosa giusta. Sì, però dentro di me, quando succede che succede, e arrivano lo spazio. Certo. Miro del culo. Ma quello è miro giusto. Del culo. Oh. Ma avete rotto i coglioni! Ma avete rotto i coglioni! Un conto è il Cerber, un conto sono io, un conto è Rubino, un conto è Ivan Greco. Ma okay? che dentro è un conto è Bustine. Un conto è Bustine, esatto. Ma un conto è che tu dentro Bustine. Che tu dentro sia incavolato. Come non mai ci sta, ma tu devi poi stare attento a qual è la tua reazione, perché se poi hai la reazione alla cosa che ti dà fastidio è ancora peggio, perché poi fanno la reazione sulla tua reazione, cioè sì, però quello che la vedi a mente cioè lucida, questo qua non era lucido, era non perché era modificato, dico perché stava in live. Non, sì, ma non è una scusa. Ho capito, legge il titolo, distruggiamo il gabrone. Vabbè, è vero okay. Che lui ha esagerato. Anche loro, secondo me, se non lo dovevano distruggere, oh, ma potevano è un po' Livio, evitare. Cioè, nel senso, noi siamo cresciuti nell'epoca di Blob. Cioè, che cosa faceva? Prendeva le cose negative, divertenti, simpatiche, e capito, te le schiaffava in faccia. Ma amici di Blob, sì. Ecco, è bello. Blob. La metà della chat manco saprà che è Blob. Capito, questa è cult. Tu sai cos'è Blob? Vedi, non lo sai. Anni! Non lo è la storia, è la storia della televisione italiana. Cioè, ma è normale, non lo però sa. quello che sta succedendo sono oggi. Sono giovani, ma che ne sanno di Blob? Blob. Facciamo un po' di Blob. Blob. Facciamo un po' di storia. È da ieri, anzi no, è da varie settimane che ma in tutto ciò Bob, ma che ne pensa? Vabbè. Comunque sia, guarda coso, arca miseria, non mi viene manco il nome adesso, quello biondo che si incazza in live. Matteo. Ma che, nella televisione, su Blob ti sto parlando. Di Blob. Mai più, dai, su, come si chiama? Okay, il mago. Non mi viene il nome. Cioè, Bob, lui è stato poi etichettato solo per quella reazione. Sì, insultare mia madre! Quindi ti sto dicendo che è una cosa che nasce dagli albori dei tempi, e quando queste poi persone che sono mediaticamente esposte reagiscono in un modo che non dovrebbero, poi vengono ricordate per quelle. Perché tante altre persone non lo fanno? Perché sono, diciamo, più accorte, più quello che ti pare, però se tu reagisci in modo sbagliato poi quella cosa... Mamma mia. Sti calzini sono... Cioè, dobbiamo spazzare, Gianni. Ah, dobbiamo. C'ho la merda sotto i calzini. Dobbiamo. Dobbiamo. Dobbiamo, esatto. Capito? Dobbiamo. Certo. Perché la casa è solo mia. Come abbiamo fatto vedere ieri? Come abbiamo pulito svariate volte. Ma che tu cazzo stai dicendo? Tu non che cazzo dici? Che tu eri a dormire, maledetto. Ma guarda che cristoso. Ma Marco si è perso per le scale. Marco sta in camera sua a farsi le pippe. No. Ma perché non sta? Che cosa sta scrivendo? Non me ne frega un cazzo, tu adesso mi rispondi. Questa cosa mi fa un botto incazzare, che sembra, capito, che lui invece, lui sta sempre a pulire, a ma fare... Ma tipo io ho spazzato l'altro ieri, ho dato ah, perché io invece non spazzo mai, vero? Io non ti vedo. Ma l'hai provata la supercarbonara neanche di Livio? Neanche io vedo te, come la mettiamo? Sì, però lo vedi che quando no. Esci fuori dalla tua non ci provare, non ci clean. Provare, io ho visto... c'è presente i filamenti dei calzini, tipo un filamento di lana... Una stoffa, sì, ok. Un filamento di lana. Io l'ho visto, ho detto, mo pulisco tutto tranne quel filamento di lana. Quel filamento di lana lì, davanti alla porta di John, è rimasto per una cosa come un mese e mezzo è rimasto. Ma è anche colpa tua? Sì, no, ma io l'ho fatto apposta. Ok, però ti ripeto. Certo, certo. Però per far capire che è una testa di cazzo. Comunque, ma andiamo avanti. Anche te. Andiamo avanti. Perché adesso arriva la parte tutto greve. Ciò non ha senso comunque. Stai zitto. E ripeto, anche questa cosa è stata smontata. La vergogna siete inutili, siete dei parassiti di questa società e di questo web, scusate ragazzi. Greve. Questo è grevissimo. Qua
Greve! Qua vabbè, esagerato. Vabbè. Non posso di niente. Che cosa vuoi? No, stavo pensando. Anche se dovrei fare il tuo stesso ragionamento, tutte le padelle che ogni volta usi le dovrei lasciare tu lì. Tu stai pensando alle padelle? Sì, sto pensando. Che sono la testa di cazzo? Tu lo sei. Sei un maledetto. No. Tu ti lavi il tuo piattino del cazzo e poi lasci lì la tua padella. Ma hai rotto i coglioni. Allora, tu, testa di cazzo, ti fai la pasta. Scusate, avete dei popcorn? No, tu ti fai la pasta. Tu fai la pasta per te. E non la pulisci fino al giorno dopo la padella. Dipende, la mattina, quando lui si sveglia alle 2, giustamente, anzi, non lo so, si fa 10 minuti dopo di te. Si tiene, si prende il bagno, se lo occupa per la sua mezz'ora, ora, così se fa la doccia, tutto lento. Io esco e dimmi anche tu se non è vero, Dimmi che non è, se non è vero. Marco Lupo. Dimmi se non è vero. Ma non si vede, quindi potresti parlare al vuoto. Certo. Va bene. Allora, io stavo dicendo, lui mi sta accusando di una cosa molto grave. E io quello che sto dicendo a lui, che lui guarda la tattica di merda che usa, perché lui è furbo. Lui si fa la pasta, non lava la pentola, quindi nessuno la potrà usare durante il giorno, a meno che non la lava. Il giorno dopo, prima di farsi la pasta il giorno dopo, la pulisce e se la riutilizza lui. E qui è sbagliato. Non ci provare, lo sai perché? È quello che fai sempre. Lo sai perché? Però tu volevi come il fatto della padella. C'erano tutte le padelle occupate e tu sei andato a prendere, cioè occupate, erano sporche. Perché voi non le lavate? Ah, voi. Sono sempre voi. Io le lavo sempre. C'era anche la sua sporca. Io non lavo. L'ha presa, non hai preso la tua sporca. Io lavo. Io lavo. Esatto. No, a me mi fa incazzare. A me mi fa incazzare perché io ogni volta lavo le cose che sporco io. Voi non lavate le cose. Ma e poi che se io devo prendere la padella, no, io prendo quella pulita, perché dopo io quella la rilavo ed è subito sì, pulita. Ma è successo. Non è che aspetta, non è, no, è sempre così. È sempre così. C'è è sempre successo tutto zozzo. Mi fai parlare un momento. Mi fai parlare zozzo. Un momento. È sempre tutto zozzo. È l'unico che lava le cose che sporca sono io. Invece Marco voi aspettate tutto l'arco. Per il cazzo, perché anche tu è successo molte volte che la tua padella che usi non la lavi. Non ci provate. Invece sì, e invece il 90% sì, delle volte succede sempre. E magari siete voi che manco vi ricordate. Vabbè. Teste di grado. Tra coinquilini? Vabbè. Esattamente quello di cui avete bisogno durante una famosa giornata di lavoro. Stavamo in moto o durante i concerti. Ascolti tutto, ma è tutto quanto ridotto di 25 decibel. Loop quiet. Vabbè. Ti hanno pagato. No, ADV. Vabbè, no, fatto sta che almeno così non sente Gianni che russa la notte, che non mi fa dormire, parliamo anche di questo. Potresti andare a dormire prima. Lo senti uguale, pensa quanto, e lui sta dall'altra parte della casa, No, non lo senti con le orecchie, lo senti perché vibra tutto. Vibrazioni. E la madonna. Pensa che è. Cosa? Te lo giuro, fa cassa armonica, eh. Sì, no, lo so, ci sto davanti praticamente. Posso rimettere le cuffie adesso? Sì, certo. Loop quiet. Comunque, andiamo avanti col video, mamma per mia, favore. Guarda. Che stavate a fa? No, che cosa prendo? Stavamo parlando di un piccolo discrezio che hanno avuto il Gabrone e il Cerbero. E avevamo iniziato la discussione su qual è il limite. Qual è il limite? Ti spiego meglio. La domanda iniziale era questa: se tu sai che tu porti il content delle IRL, ok? Vedi, tu generico, vedi che portando scandali, ovvero mezze risse, cose, non vieni bannato e guadagni un botto di più. Ah, okay? quindi lo fai su Twitch. Poi smetti. Quello che sto dicendo. Hai capito? No, fai streaming e risse e cose, non vieni bannato ma guadagni di più. Le fai su Twitch, quindi. Sto parlando proprio di quello. Vabbè, Livio, vai avanti, dai. Va bene, comunque, fatto sta. Livio che non capisce le battute è veramente. Poi dici, va bene, basta, non devo fare ste cose, smetti e non guadagni più nulla o guadagni pochissimo. Ovviamente. Ok. Tu che devi pagare l'affitto, che devi magari crearti un futuro. Che cosa fai? Ti pieghi
al volere della chat e del mondo e crei scandali, oppure guadagni molto di meno, quasi nulla, però almeno sei leale col mondo? Tu generico? Ah, io Marco Lupo sai come penso, quindi... Sì, però è una cosa interessante, perché comunque se c'hai da pagare magari un affitto, un qualcosa, e dici mi devo costruire un futuro, non guadagnare nulla, dici con poco potrei guadagnare tanto. È stressante, è veramente... io lo vivo tutti i giorni, cioè non è che... Cioè, esatto, cioè... Io lo vivo tutti i giorni, è una scelta, la mia live è la mia live, 2.220 o 2 milioni di spettatori è la mia live. È ovvio che poi se ci stanno tanti spettatori... sono, come si dice, contento, normale, sei entusiasta. Se ce ne stanno di meno è un po' più difficile. Devi parlare un po' più ad alta voce. Però è quella la live che uno porta, non è un'altra. Perché sono... Non è che se uno è leale, sono una persona integra, che è diverso da essere leali. O fedele a se stessi. Il problema di questa tipologia di contenuti, a parer mio, è semplicemente un'altra. Ovvero, che se fai la... Passatemi il termine, uso un francesismo. Se fai la merda, ci guadagni. E questa qua è la parte complicata, perché non è soltanto una questione dei soldi poi, è una questione pure di educazione. Sì, ma quello che diciamo è che se tu fai la merda oggi, guadagni oggi, ma la tua visibilità e la tua persona sarà danneggiata nel futuro. Allora, sì, però aspetta, però aspetta. Guarda, per dire un Ercole. Beh. Se adesso Ercole... smette di fare quello che sta facendo, comunque ha avuto un salto di qualità dal punto di vista del pubblico. Sì, ma te non devi vedere le cose. Uno può dire faccio domani una stronzata, poi mi ripulisco, però comunque ho guadagnato un po' di pubblico. Non è così facile. La testa che ti dice? Faccio un esempio pratico di uno a caso, di uno che fa il Gabrone. Ok, ragazzo tranquillissimo. Un a caso, eh. Un a caso. Te più il Gabrone. A parer mio, ragazzo tranquillissimo. Una pippa a ping pong. Però ci spero che domani lo rivedo e mi far culo a ping pong. E così parte la sfida personale. Personaggio. E poi inevitabilmente ricade un po' sulla tua percezione delle cose. Certo. Che è come il lavoro che fai. Dici, no, è solo lavoro. Ricade sulla persona che sei sempre. Io sono sostenitore di questo. Personaggio. Faccio lo scemo, rompo i coglioni. Se invece di argomentare bene una cosa faccio il piagnisteo, già visto e rivisto più volte, ogni volta che il Gabrone ha fatto una cazzata, ascensore, ma che cazzo volete, porco di qua, porco di là, sono un ragazzo, giusto? Invece da 2000 a 1000 passo a 4000 spettatori, una volta, casualismo, la seconda volta faccio i danni dal bangla, vado, ma io sono ragazzo, ma che volete? Aumentano spettatori, faccio la cappellata dentro a Crazy Cat Caffè, che faccio? Se mi scuso ufficialmente, cos'è? Guadagno di stile, ma vuoi mettere che prende 2000 spettatori dicendo che il cervello non ci capisce un cazzo e magari essere anche invitato? Però, quindi, però qualcosa porta, però qualcosa porta. E se maturi, perdi spettatori, e se non maturi, se invece se non maturi e continui a fare stronzate, guadagni di più. E quello sta a te, quindi quello che ti dico io. Ti pieghi o no? Marco Lupo che va a cantiere per 50 euro, ok? A Marco Romagnoli, Marco Lupo, 32 anni. Poi insegna una cosa matura a un ragazzo che 50 euro gli fa con mezz'ora di sub. Quello mi dice, tu vuoi insegnarmi a campare? E io a te imparo io. Io so se ha notato che io ti insegno a campare e lui mi ha risposto Sì, no, però poi che cosa ti porta? Cioè, se la fai una volta, ok. Però se la fai più volte, ti porta a questo, a tutto quello che sta succedendo oggi. Ho capito, ma non è una cosa che ti dici, mannaggia la miseria! Ecco, torniamo a social boom. Non c'è. Giusto? Ma porca miseria, mi hanno fatto questo e quest'altro. Adesso prenderò 1000 spettatori in più e tutti quanti mi daranno ancora più sub. Oh mio Dio, che disastro. Ma vada. Però adesso la credibilità dei social boom com'è? Si apre il vaso di Pandora. No, però dici, mo adesso. La credibilità dei social boom è esattamente la stessa esempio. La gente sapeva che era che faceva lo scemo, che faceva il coglione e continuerà a credere che farà il coglione. Non lo e so. Tanto è secondo me è peggiorato. Dopo si è smentito? Assolutamente no. Oh, e allora? Senti,
Boh, regà, io su queste cose sono molto No, ma io sono d'accordo con te, ma però se... hanno anche meritato una birra, mi avete detto questa cosa. Ma vanno. Allora, incredibile. Il premio. Continuiamo con il video, dai. Quale video? No. Lo so, raga. Ma pagata. No, ma perché non si sente. Dai. Perché non si sente, se no. Bellissimo. Stiamo tutti con noi, Napoli. Stat forte, stat. Non facevamo. Siamo non... i parassiti di questa società. Va bene. Ok. Ok, kid. E poi subito okay, dopo infastidisce zoomer, altre persone. Ok, zoomer. E ci possiamo anche catapultare stendendo un velo pietoso sì. nel ah, secondo. Io comunque attendo le scuse del gabrone. A me, sì. Adesso sono me dispiace serio, molto vedere il gabrone in questo stato. Io spero che inizi a prendersi un po' cura di se stesso. No, io sono serio in questo momento. Attendo le scuse del gabrone. O semplicemente un mi hanno riportato false informazioni. No, no, aspetta, Mario, un secondo, lascia stare, un secondo. Pausa. Marra, ho fatto 2000 spettatori in più, ma chi te se incula? Te, e scusa le cose, anzi, se te io che sei pure un coglione, ne faccio altri 2000. Quindi perché mi devo scusa con Marra? Capisci che intendo? Dentro il cervello, cioè proprio per un system rewards. Capito? Sei una persona buona? Non lo so, Toto. Tu sei una persona buona, lo sai perché so che sei una persona buona? Perché te lo mettono al culo continuamente. La stessa cosa vale per lui, e la stessa cosa vale per me. C'hai mai guadagnato qualcosa se sei buono? Qualcosina. Quanto ci hai messo però? Dimmi un po', quanto ti è costato? Oh, allora noi lo sappiamo di che stiamo a parlare. Solo che adesso immaginate che ci fai spettatori e te pagano. Noi ci abbiamo dalla soltanto... Dalla chat dicono però si è scusato, ora non so. E sti cazzi! Vediamo un po'. Che scuse devono esigere? Cioè, nel senso, io ho detto semplicemente che loro fanno dei... Mi sono incazzato perché hanno fatto il clickbait con scritto distruggiamo il gabrone. Bella lì, ragazzi. Cioè, nel senso, fate quello che volete. Vi parlate di essere il canale di... Non lo so, perché gli hai offesi. Ma hai offesi di che? Ti hanno difeso. E allora, che devo dire? Allora era clickbait distruggiamo il gabrone. Se mi dite che ti hanno difeso e mi distruggono, non ha senso, ragazzi. Li ho fatti... C'ha un po' di senso quello che dice, eh? Un po'. C'ha senso se non sei mai stato su internet. No, vabbè. E se non conosci il Cerbero, che mi sembra veramente una cosa allucinante. Io capisco che gli roda un po' il culo. Ma tu ti sei nascosto lì le patatine, quindi. Sono mie. Cioè, se non lo sai che mo me alzo e te le prendo? Le puoi prendere. Non... neanche mi piacciono così tanto. Ok, finisco il concetto e le vado a prendere. Vabbè. E se, no, se... aspetta, dopo la live. Perché fa casino. Vero. ASMR? No. E se te apri Twitch e vedi il dopo che hai fatto... Non è che me le sono nascoste ieri sera, c'ho voglia di patatine. Beh, ma sono se ti nascondi le cose e me le so mangiate, se poi ti nascondi riportare... le cose tra i coinquilini, non è affar mio, ma sicuramente loro avranno da ridire. Vabbè, ma sono in non realtà si l'ha prese ieri. Vabbè, l'ho ma prese giusto, ieri dai. Sera. Per mangiarmela a letto, posso mangiarmela no. a letto? Sono le due patatine. Appunto. È una vergogna. Da oggi ci saranno un sacco di cose che sono di proprietà della persona. Questa qui è di Mr. Flame. Un saluto a proposito. Che è arrivata decisamente in ritardo. Decisamente in ritardo è arrivata quella birra. Comunque sia, se tu apri Twitch e vedi Cerbero, che dopo che tu hai fatto una cosa fa distruggiamo Livio, non è che la prima cosa che pensi prendi tutti i social e cominci a fare oddio Cerbero, sono delle merde, di qua, di là, no. Vabbè, è una cosa, certo, ma io li conosco anche di più. Ma che vuol dire? Ma non è che tu li conosci di più perché ci esci il venerdì sera e quello che fanno in live lo sai a prescindere. Quello che fanno in live lo sai a prescindere, soprattutto poi non è che so... È un canale che fa 50 spettatori, cioè è conosciuto, lo sanno tutti che fanno e lo fanno da tanto tempo. Quindi non è che mi dici, vabbè, ma non sapevo che facevano questo tipo di contenuto, che facevano dei titoli che sono, tra virgolette, che poi appunto non lo sono, ma clickbait, ma sono soltanto per provocare. E lui è cascato, non con tutti i piedi, ma proprio ci si è tuffato dentro guarda, alla provocazione. Io ti dico la verità, proprio mi immedesimo, cerco di immedesimarmi. A inizio live, aspetta, c'è la morale che dice una cosa. Giustamente non mi va il coso. Ha detto perché che i Mac sono dei bei computer. Vabbè.
Se la riscrivi lo leggo perché l'ho perso. Tira su Johnny, facciamo vedere come si fa. Praticamente di chi era? La morale. Ok, quale? A inizio live di oggi Marra ha detto che il gabbrone si è scusato, ha detto che ha dato aria alla bocca. Esatto, okay, ci sta. Però scusarsi, ci tiene a dire che è nudo a questo, in questo momento. Siamo molto contenti. Se ci mandi una foto in privato, saremo. Io apprezzerei tantissimo. Vabbè, comunque sia, se il Cerbero magari domani facesse una live con scritto distruggiamo Livia e poi magari mi difendono, comunque mi darebbe un po' fastidio. Basta. Cioè, devo essere sincero. Ti dà fastidio, ma che fai? Se, ho se capito. Il Cerbero facesse ma una che live ti dia fastidio? Con Mr. Play, ma la live distruggiamo Livio. Esatto, dai. Mi darebbe fastidio. Che ti dia fastidio, ci sta. Ma non è che prendi, apri tutti i social. O se stai in live in quel momento e fai, siete dei coglioni, dei parassiti. No, vabbè, come, come no, essere... Perché lui, però, c'ha dei risentimenti anche un po' subiti. Capito, ma ti ripeto. Una giornata in cui è stato bombardato. Vabbè, ragazzi, io su questa cosa non sono d'accordo. Purtroppo, magari io. Sbaglio io, ma per me non è una reazione a freddo, cioè a caldo, quindi caldo. Io ti do ragione, solo però non credo che stessi motivazioni. Motivazione mia è che c'ha 20 anni. Ti alza la voce. Motivazione mia è che c'ha 20 anni. Capito, vabbè, guarda, guarda, ti faccio, vediamo un attimo, perché mo già so, dopo 5 minuti, 10 minuti già inizio un po' a capire. Ragazzi, ma porco Diaz, ma cioè, mi dovete cagare il cazzo. Sto a farmi una bevuta a Napoli, porco Diaz. Non era clickbait. E allora non ditemi. Cioè, vedete che io non ho visto, non ho visto un cazzo della live. Stavo in giro a farmi i cazzi miei, quindi non ho bisogno di. Non ho bisogno di dire nient'altro. Cioè, nel senso. Sono degli sciacalli e non lo dico per offenderli, lo dico perché è la verità dei fatti, ragazzi. Sciacalli. Scusate, aspetta. Degli stronzi. Aspetta, potrei magari essere ignorante io, ma non credo ci sia un'accezione positiva nella lingua italiana dice, di sciacallo. Vabbè, lui dice, nel senso, è gente che marcia sul contenuto di altri, è una cosa che piano, le parole hanno un peso. Cioè, certo, gli sciacalli fanno una cosa. Ovviamente, prima mi hai offeso, Livio, vaffanculo. Davvero? Anche lui ha offeso me, però. Non è vero. Sì. No, non ti ho detto niente. Mi ha offeso. Mi ha fatto passare come quello che non fa niente per la casa, come quello che... Beh. No, sì, invece... Vabbè, lasciamo perdere. No! Andiamo invece... Avanti, invece... Andiamo avanti. E che stai a dire? Che c'ha un'accezione negativa, okay. Tu sei sciagallo, per esempio, greve, sì. Cioè, prima dicono di non dare spazio a personaggi come lei, 17 baby, e poi lo invitano in live, ragazzi. Lo stavo per dire. Quando hanno detto sciagalli, lo stavo per dire che, guarda, il Cerbero non è mai piaciuto. Poi, sai, conoscendo, dici, ah, però, sono pure cose interessanti. Tre cose abbastanza tese, ho visto tipo... La seconda volta che ho visto il Cerbero, tipo, è stata la volta che Flame si è tolto la maschera. Quindi, fatto un po' strano. E te dico la verità, anche conoscendole tutto, e qua torniamo al discorso, che faresti? Te fai 1000 spettatori in più oppure cali? Vedere 17 baby in live, no? Però lì c'era... Cioè, allora, aspetta, no, posso essere d'accordo con te, ma non ci doveva essere... Aspetta, non ci doveva essere... La live era su Ercole... E loro hanno deciso, però, visto che si andava a parlare di 17 baby, io purtroppo non mi entra in testa il nome, ma non... Elia. E hanno deciso di far venire presente in live anche l'altra parte coinvolta. Mi spiace. È vero, dici prima non gli diamo spazio e poi lo inviti, però anche lì c'è il fatto che lui si poteva difendere da tante accuse. Ah, parlo a mezza bocca. Perché non l'ho vista tutta, perché mi ha dato fastidio. Però, e quindi parlo solo del concetto di dare visibilità a Elia. No, cioè, allora è vero, quella cosa è vera. Non c'ha bisogno di visibilità, non c'ha bisogno di niente. E le discussioni di Elia si chiudono in 2 minuti. Secondo me è già troppo lungo parlarne 50.000 volte. Ne abbiamo parlato pure noi. Quello che te pare, però io sono molto concreto. E dico che certe discussioni hanno tempo 2 minuti. Realtà dei fatti, piccolo sì, minione, sì. Fine. Cioè, Lian è un personaggio del cazzo,
come personaggio del cazzo che fa cose stupide, fa cose imbecilli, ha anche un seguito, troll o non troll, che ci crede davvero oppure no, ha un'influenza, una responsabilità, e mentre tutti quanti fanno milioni di discussioni se insulta la madre oppure no, è più grave o più greve, tutto quanto, nessuno è giunto alla conclusione di dire che il primo che insulta la memoria della madre che non c'è sta più è lui con la vita di merda che fa, che mostra, che fa non lo so, però che mostra, e come se guadagna quella vita. A parer mio, poi qualcuno me smentisca, se ho detto una cavolata, e la usa piuttosto come scusa per nascondere i suoi problemi di gestione della rabbia. E tornando a quello che dicevo prima, sfortunatamente tutto questo atteggiamento negativo, tutta questa cosa negativa, come sistema, come system rewards, gli dà visibilità, fama e soldi. Cioè, regà, è una cosa. Sì, vabbè, però sul... doveva chiuderla e da Gianluca. E un po' quello che conosco Davide Marra personaggio, mi aspettavo che Marra, con le sue capacità migliori, di comunicazione migliori delle mie, avesse stretto questo concetto che ho detto in 2 minuti e 38, magari con 5, magari con un minuto e mezzo, fatto bene. Fine. No, che tu lo trovi là davanti. Allora, sulla vita e se come uno... Devo dire questo oppure dire, ah, stronzi di merda sciacalli, così mi invitano a fare pure io, sprolo più minuto di merda. Secondo me è stata la mia percezione per quel poco che ho visto, perché il resto ho lasciato perdere. Perché se andiamo avanti così, perché lì mi fa fare Ermillino de Spect, o perché dobbiamo parlare di Ercole, si parlerà mai delle cose. Cioè, nel senso... Ma no, no, ti dico che in realtà, secondo me a loro neanche hanno avuto un reward, come dici te, da far venire lì in live, anche perché non l'hanno sponsorizzato, cioè non l'hanno detto. È stata una cosa dell'ultimo minuto per dire, diamo la possibilità di... discussione tra le due parti, perché erano quelle le due parti poi interpellate in quella live. Quello che ti dico io, però, non sono d'accordo sul fatto della vita di Elia. Cioè, ogni persona decide le sue azioni e è responsabile delle proprie azioni. Certo. Quindi, quando sei personaggio pubblico, ti becchi quella critica. Però, sì, no, no, per carità, però su quella cosa non sono d'accordo. Cioè, se uno vuole fare il criminale, è libero di poterlo fare, però poi le ripercussioni sono quelle che sono. Perché? Non ti puoi prendere delle cose positive. Tipo no. Visibilità accesso, vabbè, non sono d'accordo perché fortunatamente o sfortunatamente viviamo in una società che ci dà libero senti, pensiero e possibilità Victus, per favore, hai rotto i coglioni. No, metti nel follo, vieni da me. E possibilità di fare ciò che uno pensa sia giusto. Capito? Per lui e per le proprie persone. Ma che sei l'avvocato del Cerbero, Gabrone, ti stai proprio su. Ma se l'ho difeso fino adesso, sono l'unico che lo difende qua dentro. Rompi cazzo! Via. Vabbè, sospendiamo, dai. Sospendiamo, vaffanculo. Via, oggi in miniera, basta. Già sono nervoso. Difendo il tipo che ti piace, mi devi rompere i coglioni. E allora, veramente, cioè, entra in live. Guarda, vedi cosa succede e poi parla. Ma com'è che sei nervoso? Io lo so, ha detto Blizzard che si dovrebbe fare un paio di giorni a Milano. Ma perché ha preso peso? Ha preso peso, scusate la ripetizione. Dice, noi se andavamo con Blizzard a ride scherzando, serba, e lui ci ha da fare. Vabbè, ma poi in realtà adesso, qualche giorno è oggi? 26, no, 4, io di solito non banno 12 nessuno, giorni. L'ho sospeso. 12 giorni e. Tornare con le scuse. No, 12 giorni e non serve più andare a Milano. Non dico. Lo so, ma tu reggilo. Tu vedi 5 minuti così a causa che ci passa la giornata. Comunque. Sei ingrassato, Livio? Ingrassato. Sono dimagrito. No, vabbè. Non capiscono le battute. Niente. Piccola parentesi. Voglio sapere il suo parere sul fatto di quando lui ha fatto lo scherzo al Cerbero che gli hanno dedicato ben 3 live. Non ne parlerò di questa cosa, non voglio parlare, è una cosa chiusa e morta e andata, vai. No, perché comunque alla fine il contesto era più o meno quello, però vabbè. No, vabbè, dai, storie passate, tutti sbagliano, tutti... Vabbè, ma andiamo avanti. Andiamo avanti, lasciamo perdere. Stiamo a parlare, io che sono amico di Ercole, ok? Io che sono amico di Ercole, io ho sempre detto, frate, lascia stare Lia, non marciarci troppo su. Poi Ercole, onestamente, ha fatto il cazzo che voleva, e a me va bene, non me ne frega un cazzo. Cioè, Ercole ha tutto il diritto di fare quello che vuole,
e onestamente che lo faccia senza problemi, perché io comunque lo considero un amico. Entro da loro, ti hanno anche difeso. Ma ragazzi, io semplicemente ho detto che effettivamente è così, ragazzi. Cioè, nel senso, sono in parte degli sciacalli. Nel senso, si dimostravano e provocifera. Minchia, ragazzi, non so parlare. Porco diaz, è facile. Cioè, io, ragazzi, sto alle gozze, sto. Mi spiace, amici miei, ma sto alle gozze. Stavo dicendo, sono degli sciacalli, ragazzi. Non sto sclerando. E che adesso, ragazzi, sono dall'orientale, quindi... non parlare che non sei lucido. No, sono abbastanza lucido. Tendo zi che li dai scuse per dissarti ancora. Tento zi che li dai scuse per dissarti ancora. Ma non lo so, ragazzi, a me non me ne frega un cazzo. Io semplicemente ho detto quello che penso, che in parte sono semplicemente degli sciacalli. Vociferavano di dire che non volevano invitare gente come gli R17 Baby, che non volevano dare spazio a questi personaggi. E poi cosa fanno? Fanno il content facendo il dissing con Ercole contro. Quindi stai dando, gli dai ragione un po'. Guarda che pure un orologio rotto segna due volte l'ora buona ogni 24, quindi, cioè, se dice una cosa che è vera, è vera. Mi dispiace, regà, io sono sempre stato contro l'esagerazione e l'esasperazione del trash. Ma, cioè, perché questo, vedi, funziona. Sta roba di fai cose brutte, fai cose stupide, fai cose deficienti e essere largamente ricompensati è frutto della società malata. Cioè, in una società normale, un ragazzino di 20 anni non mi risponde: zio, tu non mi insegni niente di vita perché io guadagno più di te. Come poteva essere il discorso di prima, 50 euro di cantiere contro 50 euro niente al giorno senza fare niente. Se lui stesse un giorno senza fare niente, secondo me 50 sabbia fa per ditte, no? Certo. È questo quello che ti dico. Questo è sempre frutto della società. 50 sabbia sono molte di più di 50 euro. Sì, però, cioè, è frutto sempre della società in cui stiamo. Se io facessi questi discorsi seri tutte le volte invece di una volta a settimana, c'avrei un canale con due spettatori. Ah, no, aspetta, quello già ce l'ho. Cioè, hai capito che ti voglio dire? Se invece mettessi da mattina fino alla sera di però Anna Manna ha detto questo, però pensava quest'altro, perché invece Lucy Lane che fa tanta sveglia quest'altro, invece visto Cepra ha detto questa cosa, invece ha detto quell'altra cosa, che invece il contraddittorio esiste nell'essere umano, magari ce li pensi, solo i deficienti non cambiano mai idea. Ci sta, però su sta cosa c'ha ragione, forse ne vuoi, nel senso che effettivamente hanno detto non parlarne per determinati motivi che non sono cambiati nel corso però può cambiare l'idea di una persona e il fatto di dire vabbè lo invito, no, perché non è successo, capito, non c'è stato il tempo, perché da lì a là. No, allora aspetta, non sto dicendo che ha ragione uno o l'altro, però ci può stare che uno cambi idea, perché anzi ci dovrebbe essere sempre questa possibilità di cambiare idea, perché delle variabili si sono aggiunte. Sì, assolutamente. Poi queste variabili però queste variabili a te possono andare bene, a me possono andare bene, eccetera eccetera. Però diciamo questo che è giusto, in però... questo caso la variabile era famo un millino di specchio in più o famo un millino di specchio. Guarda, sinceramente comunque... ad oggi non credo che ragionino così. No, cioè... no allora, di fuori del no, cervello. Ma ti dico anch'io, se dovessi ragionare, cioè cosa che faccio raramente ovviamente, però nei loro panni, la cosa è: ah raga, se famo sta live, loro se attaccano tra di loro, diamo spazio a sti due tizi. Questo ci sta. Noi facciamo poco lavoro e facciamo no, un po' di vabbè, non è. No, secondo me non ci è né. Ce no. Lo farei anch'io. Secondo me. Però a quale prezzo? No, secondo me il ragionamento. Ma però... il prezzo è che li fai scannare loro e fai capire quanto sono idioti. È il prezzo tuo. Il prezzo tuo. Io pure domani mattina potrei mettere solo a fare cazzate. È il prezzo delle scorregge sotto l'ascella. È un anno che dico sta cosa. Apri il canale e fai scorreggere sotto l'ascella tutti i giorni a mezzogiorno e mezza. Ok? Non è se, è quando ci avrai 1 milione di spettatori che vengono lì. Ma oh, guarda che fa questa, stupido. Hai risorto, te buschi la giornata, ti cincegna dignitosamente. Te fai le tue 400-500, 1000 sub, quelle che so, al mese. Il tuo sponsor deodorante, quello che vuoi. Hai risolto il problema, perché l'Italia te lo permette di farlo. Se poi vedi che 108 spettatori ti apri pure a Twitch Mondo, hai risolto il problema. Se volevamo fare sto lavoro, se vogliamo invece portare un contenuto, un qualcosa che faccia riflettere le cose, come ho detto già prima, da Marra che io vedo come uno che c'ha un modo di spiegare determinate cose, e da Flame che no, è cresciuto nei Flame, ma adesso sta dentro un podcast che può molto a livello di comunicazione, portare un personaggio che dice 7 baby e non fargli un discorso tipo senti zì,
Ti rendi conto però che sei un frutto della società, ripeto, società malata, e che in realtà potresti fare del bene. Però questo è stato riportato in live, eh? Cioè il hanno stigmatizzato. No, l'ho vista. Non l'hai vista la live? Sì, ecco, io l'ho vista. Non l'ho vista la live. Quasi tutta è stato stigmatizzato sia il comportamento precedente nella live di 17 Baby e anche quello di Erco. Vabbè, io non anche so perché in live, hanno aggravato la loro posizione, perché non è soltanto un personaggio, ma è quello che loro sono realmente. Ma capisci? Questo ha senso. È bella sta cosa, vedi? Ti ho detto, non l'ho vista tutta no, la mezza bocca. Stessa cosa vale per sto ragazzo. Io ti ho detto, una sera, quanto? Un'ora, 20 minuti, non lo so. Tranquillissimo. Ma guarda che appunto come dicono poi in chat, gli dicono: guarda che ti hanno difeso, perché effettivamente loro hanno detto che quando è andato ai Boscar è stato un ragazzo simpaticissimo, gli sarà simpatico a tutti eccetera. Poi il problema però è che quello che tu mostri in live è quello che no, tu... No, aspetta, quello che a te ti paga in live è fare il coglione. Certo. Quello che ti paga in live è a bestemmia, a bella regà, ho fumato una sigaretta, ho bevuto due cose, ho detto una cazzata, perché quello che paga è... No, ricordo quando d'accordo. Ho detto, Livio, mi servivano con YouTube, no? Che ti ho detto, ho fatto due video, ad esempio, in cui dico due cose sbagliate. Che uno come me, che sono 17 anni, che va in moto, fidate che ne sbaglia. E se capivano male, io ho detto, cazzo, così sembra che ho detto una cosa sbagliata. L'ho lasciato. Perché qualcuno che è motociclista va là e dice, ma ha detto una cazzata, ma commenta. E a me commento è interazione. Quindi io l'ho lasciato appositamente. Per poi, dico, santo, chi mi conosce per davvero sa che non è così. Perché questo è quello che funziona, purtroppo. Ci devi mettere però un paletto. Lì, col gabbrone, perché mo rappresenta sto tipologia di personaggi che fanno le heel, ce devi mettere in paletto, perché poi ti ritrovi gabbrone, rospo e la generazione sottostante, che loro non si sentono responsabili da prendere in considerazione. No, è una valanga, cioè è una valanga, ovviamente. Senti, mio padre si è fatto un buce culo così al cantiere tutti i giorni, 5-6 giorni a settimana, c'ha la pelle roscia e i grinze, domani così che parlano due scarponi, perché fa? Per poi ritrovarsi senza lavoro, tribolai, venerdì senza sordi, no, sì, giusto, sì, con una macchina scassata e te 15 anni, vado a bestemmiare in giro con una cassa comprata su Amazon a 12 euro e potrei fare 2.000 euro al mese. Dimmi un attimino, non torniamo a parare. Sì, capito che te voglio dire? Non è che mo... Vabbè, ma questo è il discorso di base che ovviamente... È il discorso che ho introdotto io. È un problema enorme. Cosa fai? Cioè, ti vendi o... O no? Ma io ti dico che i ragazzi... È complicato, poi contando che è giovane, dice, ma sai che capito? C'è? Che cazzo c'è? Sei in culo? Esatto, io ho 30 anni e me ne frega un cazzo. Magari ogni tanto sgravo, però è chiaro che ho porto la pagnotta a casa. Uno dei 13 anni che pensa, uno dei 14 anni che pensa, una che è buona e così via, e dice, ma perché devo andare a lavorare? Magari mi metto lì a fare quattro cazzate. È normale che si crei un pensiero del genere, non giudico nessuno. Dico solo, è normale che si crei. Sta un po' a noi... Che abbiamo un'età un po' più avanzata, abbiamo una maturità, magari sappiamo un po' da come sono andate le cose nella nostra vita e vediamo come vanno a gestire un po' la situazione. Chi ha potere mediatico a gestire un po' la situazione, tutto lì. Poi non lo so se è andata così con l'IA. No, stessa cosa però col gabbrone. Tanta alla fine parlavamo del gabbrone domani mattina. Funziona. Certo. Olivio dice una cosa. Io ho visto, mi ho detto, ma la penso domani mattina, mi sveglio e faccio totalmente il contrario di quello che ho detto oggi in live. Si chiama pubblicità. Sì, pubblicità. Ma sì, ho ascoltato. Ma poi lo sai qual è il fatto? Che tu magari fai una cazzata, dopo cioè nel senso che ti vanno tutti contro, ti danno pubblicità, poi dopo dici, ragazzi, scusate, così. Sì, tanto te pagano lo stesso. Anzi, te pagano cioè più. Il pubblico si attacca molto più sulle cazzate. Sulle cazzate che riprendono se, mesi dopo. Però se sono cazzate strane che non fai verso gente loro idolo, allora lì dopo un po', ciaone. Io mi sono fatto sti 2000 euro. Ma è ovvio che... E buonanotte ciucciatemi la faccia. È ovvio anche attaccare una chat più tossica ti dà anche più. Ciao Denver. Chi è Lucilla? Lucilla, non lo so, è Lucilla? È Lucilla. Ah, Lucilla. Lucilla.
attaccare una chat più tossica ti dà una reazione sicuramente più elevata. Perché una chat più tossica verrà da te a dirti questo. Una chat più senziente, diciamo, allora, più tranquilla, perché... più pacata, magari capisce la situazione e non ti dà content. Hai capito perché Mr. Flame supera in visualizzazioni un canale di metalmeccanica? Mica perché ci piace. E piace perché è metalmeccanica, ma che cazzo se lo guarda, Marco? Però, nel dubbio, è molto più utile una vita del giorno nel cervello. Ma cosa che è la metalmeccanica? Che ma non è vero. Di quello, di quell'altro, sì, di anima, che la ragazza si è scopata perché quell'altro però gli ha messo il tiro al culo, corri in culo, però gli ha mandato un pollice. La gente va su Twitch non per vedere metalmeccanica, la gente va su Twitch per rilassarsi e per vedere le cazzate. Ma che ti rilassa un coglione, gang gang! Con le pistole, come ti rilassa? Va bene. E le zinne in hot-tub. Esatto. E dai, con quattro tette ti rilassano. Ti rilassano le live con quattro tette. Vai a lavare i piatti. Però aspetta. Cioè, due tette non ti rilassano? Se le tocchi ti rilassano le tette, no? A guardarle. Ah. Vabbè, dipende. No, perché qua... No, è come se c'hai fame e guardi un ristorante attraverso il vetro. Non ti rilassa, c'hai fame! Vabbè, io chiederei di Bob. Sì, in effetti. Sì, vabbè, dai, finiamo il video, su. Cioè, non parlate di tette che mi agitate, eh? Ok. Non l'abbiamo. 3:17. Cioè, ragazzi, io l'ho vista quella live. Era un circo, porco Diaz. Era un circo, non si capiva un cazzo. Anche nelle mie live non si capisce un cazzo. Per l'amor di Dio. Nel senso, le mie sono live birle dove faccio il vincere tutto il tempo. E tra l'altro, oggi è andata anche a. Il tizio dietro, però, capito che ti ho detto. Hai visto che ti ha detto, quella live era un circo. Perché ti fanno vedere che quella persona non è che sta facendo un personaggio, ma è lui così. Sì. Sempre il solito. Gang. Pum. Abbastanza bene, nel senso. No, era una presa per il culo. C'hai un istruttore di tiro tattico davanti a te. Devo riprenderti per deformazione. Sai, Saviano dice che non si spara così, ma si spara così. Ah, se l'ha detto Saviano! Allora scusa. Però, no, 5 anni di poligono tirati al vento. Non spari al poligono così. No, io non sparo così. Lo sai perché nel cinema si usa. È quella la cosa fondamentale. Sai perché nel cinema si usa sparare così? Adesso voglio saperlo. Tu lo sai? No. Ok, la cosa è perché se tu lo tieni così, nella camera da presa, esatto, ti copre la faccia. Invece se fai così, no. E quindi la cosa assurda è che il cinema è diventato una moda, certo. Con questa cosa qua ha influenzato la vita reale. I quantelli fanno così. Per fortuna. Ma perché se almeno una vogliono sparare, beccano due famiglie dietro di te invece di sparare. comunque è bello quel video. Ma i poliziotti non sparano così. Stranamente a nessuno. Ma i poliziotti va. No. Oddio, no, Gianni, andiamo no, avanti, per favore, no. Per favore, andiamo avanti. Grande no, Gabrone, siamo così. Allora, i poliziotti, andiamo che sembrano sempre degli scemi, che perché sembrano degli scemi che sparano così a cianghe larghe, che mani dritte, così, col culo pizza a papera, che sembrano matti, in realtà è una riproduzione fedele, a meno che non c'hanno le gambe tese, dritte come le cose, perché se spara così... Gambe leggermente flesse, culo a papera, schiena dritta, braccia destra in avanti e pieno. Non ce ne frega un cazzo! E invece sì, perché se ti sparano non ti mettere di profilo. Vabbè, è importante. Vabbè, per favore. Vado, wow, che spettacolo, ottimo. Sparare. Però ragazzi, che bisogna dire? Nel senso, sono degli sciocchi. Tanto cazzo, gente che c'ha le pistole e fai gang. Se ti sparano, allora io sai che faccio? Vengo lì e invece di chiamate i soccorsi, faccio John, chiama i soccorsi che devo dire una cosa a Livio. Vengo lì e te sussurro. Livio, te l'avevo detto. Va bene, è così, nel senso, non c'è nient'altro da dire. Che cazzo devo dire? La tua chat ti sta fomentando, ti hanno definito anche come il loro fratellino. Ma io, ragazzi, io l'ho conosciuti dal vivo, quelli del Cerbero. Sono dei ragazzi fantastici, nel senso, soprattutto odio. Marra, ma anche... Vabbè, è la stessa cosa che questa cosa l'odio. Noi non odiamo. Ma è la stessa cosa che No, questo atteggiamento... No, perché prima tu, per fare content, spari a zero, anche magari qualcosa di più. È giusto dare a far capire alla chat che non si parla della persona, ma si parla del prodotto. No. È giusto, secondo me. Perché lui ha fatto degli insulti...
anche alle persone. Sono degli sciacalli nel senso. Sì, quello è stato dopo. Prima ha insultato tutti, parassiti, eccetera, eccetera. Ma è inteso come il prodotto, come cosa? No, tu stai insultando. Persone. Tu stai insultando ognuno dei tre. E questa cosa è assurda. Anche con la cattiveria, perché lui ci ha messo proprio cattiveria. Quando ripeto, era seduto era comunque non mi interessa, non è che è giustificabile una cosa che se io sono arrabbiato e ti insulto ti dico però, che devi cioè... però devi anche capire la situazione, sapessi a me quanto me lo no questa cosa non va bene, cioè non devi giustificare persone che sbagliano, cioè sbagli anche tu va bene dai. E poi ogni volta chiedere scusa dopo non va bene. Perché così li autorizzi a sbagliare, gli dici sbaglia che tanto poi puoi chiedere scusa. No, vabbè, non funziona questo, così. Non va bene. E Ivan Grieco soprattutto, che mi hanno trattato veramente come un ragazzo d'oro, nonostante comunque abbia tantissimi difetti, tantissimi problemi. Però ragazzi, a me dà fastidio, capite? Cioè mettono il titolo distruggiamo il gabrone, fra se devi fare il bait, piuttosto fallo bene. Cioè dici chiariamo oppure... parliamo dello scandalo del gabrone, non distruggiamo il... Io ripeto, sono abbastanza d'accordo su sta cosa. Ma vai a cagare! Hai rotto i coglioni! Io sono d'accordo. Hai rotto i coglioni! Io sono d'accordo. Finiamo sto coso così e riaccendiamo il pinguino, che se no moriamo. Così dai, un incipit alle persone che comunque magari non ci stanno troppo a pensare sulla live, a quello che... Assolutamente d'accordo. Vabbè ragazzi, non sto nel top delle condizioni, vi chiedo scusa. Sì, vediamo sta clip. Sta che messo in mezzo alla live con Ercole, con Elia. Ha detto che siamo. Vabbè, tutti in su. Ci ha detto che non siamo manco un chain. Io suggerirei a Gabrone comunque di non farsi influenzare dalla chat. Potrebbe dire cose sbagliate. Suggerirei anche questo. In parte sono anche degli sciacalli, cioè vociferavano, non so come cazzo si dica. Dicevano, usiamo dei termini un po' più semplici, senza fare il finto ma come parli bene il finto orco Diaz attendo zi che li dai scuse per distarti ancora ma non lo so ragazzi, esatto, non gli vengono le parole. Io semplicemente ho detto quello che penso, che in parte sono semplicemente degli sciacalli, vociferavano di dire che non volevano invitare gente come gli L17 Baby, che non volevano dare spazio a questi personaggi, e poi cosa fanno il content facendo il dissing con Ercole contro le 17. Cioè ragazzi, io l'ho vista quella live, era Top un live. Circo, porco Diaz, era un circo, non si capiva un cazzo. Giusto. Anche nelle mie live. Circo è la definizione più esatta, ma te l'ho detto a inizio live. Cioè c'è Davide che è stata, penso, la prima o seconda cosa che ha detto. No, detto ancora prima dello svolgersi della live. Ma, quindi, ma poi pure lo scopo della live era creare un ambiente da circo. Perché se io invito uno come Elia 17 Baby e uno come Ercole, ma secondo voi che cazzo di trasmissione voglio fare? Di chi devo parlare? No. Di Orwell? Scusate un attimo, ma noi abbiamo mai detto che vogliamo invitare Elia, abbiamo detto semmai. Almeno io questo mi ricordo averlo detto, non voglio invitarlo, ho risposto a un commento, forse non voglio invitarlo dopo la live, per una live normale, perché qualcuno ha detto pure è simpatico, sarebbe un'ottima spalla comica, io ho detto sì, fa ride, però non lo inviterei mai dopo quello che ha fatto. Giusto. Sì, ma questo dopo, ma chi cazzo ma mai poi detto, non c'entra pure niente noi abbiamo sempre detto, lì, quello, noi abbiamo sempre pensiero, detto, certo. Invitiamo chiunque voglia dire la sua se parliamo di lui. Oltretutto non c'entra un cazzo con la storia. Okay, questa è una cosa che hanno sempre fatto. Okay. Dare il diritto comunque anche alle persone di cui vale di entrare in live. Mm-hmm. Quello sacrosanto sempre fatto. L'hanno fatto anche col Gabrone stesso, quindi. Vabbè, e il Gabrone ha fatto anche cose. Maledetto Marra mi hai fatto perdere la discussione. Ovviamente non a quel livello, non parliamo. No, ma cioè che l'hai preso su un altro livello, cloaca massima dello schifo, ma io poi questa parte l'affitto. Che paga l'affitto. Questa parte non l'avevo vista, però te l'avevo già anticipato prima qual era il pensiero, secondo me conoscendoli. Infatti, capito? Però, capito, mo devo capire perché ho perso la discussione e tornare a discutere ancora. Cioè, cosa lui a casa? È stato invitato anche per rispondere a quello che avevamo detto noi, certo, non è certo, proprio... ma come giusto che sia, vabbè, allora, vittato che porco di essere stato anche in maniera forse troppo diretta, e che porco di essere mi ha dato fastidio il titolo distruggiamo il gabrone, cioè mi stanno a cagare il cazzo da 8 giorni di Ocane per sta storia, ok, mi stanno a cagare il cazzo per 8 giorni, io ho capito i miei cazzo di errori, ma di certo tutto ciò porco di essere non è giustificato per tutta questa merda che mi sto prendendo. L'ho detto inizio live.
Cazzo, questa è la stessa argomentazione. Questo qua devo andare un po' contro perché. Ma ragazzi, è normale. Non è stata una cappellata da poco. Ci casca ogni volta. Ci ricasca ogni volta. Anche nel video di scuse, perché quello era palesemente un video di scuse. Poi, quando chiedeva troppo scusa, diceva, vabbè, però, alla fine, non è che... 2000 euro al mese, tu vai a spaccare la schiena per 50, ma non me cagar cazzo, perché a 20 anni, te l'avrei detto pure io a 20 anni. È proprio parte da un presupposto sbagliato, quindi anche se cerca di rimediare, poi, alla fine, della fiera ci ricasca. Certo, ragazzi, piando il culo, tu... I gatti che sono diventati 5-10 volte più famosi di prima, che il post è diventato virale e sentavo cagato il cazzo, io c'avevi solo uno. E io sono felicissimo per i gatti. Io pure. I gatti. Io sono sempre stato per l'imprenditore dell'azienda, però un tanto. No, io per i gatti. È la verità. È la pura verità. Capito? Quindi va a tappiando il culo, si è buscato mille di più, vedo una shitstorm che mi fa fare solo più spettatori. Però posso dirti, non è cinicità, è realtà. È la realtà di fatti, dai, su, regalate, che sa. Vai, finiamo sti... Ti prego, perché non... No, già! Okay, no! Vabbè, dai, trattasi di un'incomprensione. Sì, quando il Gabrone guarderà la live, secondo me sarà anche molto d'accordo sulla maggior parte delle cose che abbiamo detto, o almeno... Lo spero, tranne le cose iniziali, che magari lì è più un come posso dire, un pensiero che va nettamente contro quello che ha detto lui. Però sulle altre cose le abbiamo pure da supporto. Gianluca è proprio il mediatore, sì. Proprio anche su 16 personalità. Poi un mediatore. È quello che ti dicevo prima, no? Da Mr. Flame. Guarda oggi in sta e che dice? Sì. Mr. Flame. Io all'inizio su Facebook lo odiavo, l'ho sempre detto, strano, poi invece no? L'ho conosciuto e... Ha espresso la nostra opinione, è un fatto ormai di cronaca, sì. Quindi se ne parla. Le comprensioni sono così strane, sarebbe meglio... Grazie. A posto. Ma che mi togli il pezzo più bello? Sì. Perché non rischiare di aver ragione, perché la ragione non sempre serve. Quindi. Ah, che mancanza. Effetto placebo. A che conclusione siamo arrivati? Io vorrei che fare sei un coglione. Giro, vorrei fare un giro e dire: se si pone davanti questo bivio, tu che cosa fai? Ma bivio guadagni... questo bivio o un livio? Questo bivio. Molto divertente. Un blivio. Che cosa fai? Da una parte c'hai Oh blivio. Oddio! Il blivio ogni mercoledì su Twitch. Solo su Blivio Marco. Comunque non è possibile per finire una frase, ci metto 47 anni. Allora, stavo dicendo, ci avete davanti questo bivio. Da una parte guadagni poco, ma comunque tieni quelle live un po' noiose, tra virgolette. Dall'altro guadagni 100 volte di più e ogni tanto però fai una grossa cappellata stile Gabrone. Che cosa fai se devi pagare l'affitto e non riesci a pagarlo facendo le cose normali? Continuo a fare come gli ho fatto. Vai Marco. Ho imparato un concetto che si chiama dignità. Quindi comunque preferiresti... ok. L'ho imparato, non c'è niente da fare. Ce l'ho radicato. Ma c'è una linea di demarcazione? Sì. La solitudine. No, nel senso, no, c'è una cosa che tu faresti che sta al limite. Per solitudine. No, che cosa? Aspetta, cosa il live. Per dire. Per guadagnare faresti qualcosa di. Se c'è una rissa, la riprendo. Se. Ah, consapevole del fatto che quella cosa mi potrebbe far svortare. Esatto. Bla bla, cappellata. Esatto. La cappellata. Onesto. Onesto. Perché è collegata a quella. Onesto sì. Ok. Onestamente sì. Una sì. Ok, può succedere comunque. Sì. Tu? Sono aperto. Sì. E comunque cioè rimango sfedele a quello che ho detto. Però se mi chiedi onestamente, mi dovesse capitare, magari perché a me capita, sai che sta a fare un sacco di le cose, tra scegliere tra girarmi dall'altra parte e di questo è il momento in cui d'ora in poi c'ho spettatori e pubblico. Siccome il mio scopo è perché è forte, il come si trova sempre, però magari lì per lì non sarei così lucido. Dipende sempre da, allora, per esempio,
che ne so, io personalmente, tipo quel fatto come era successo a Ercole, che c'è sta un piano della lista, io me do, non gliela faccio proprio. Ma ti ho detto, caricami, però determinate cose, che ne so, tipo comportamenti, cioè, personalmente come sono fatto non mi comporterei mai come il gabrone, che magari Piat risponde, pure là il cameriere, che cazzo che sta ristorante. Quello neanche io. Però, che ne so, se tu sai che puoi fare determinate cose, che sempre ognuno ce l'ha dei propri limiti, a prescindere. Certo. E io infatti vi sto chiedendo qual è il limite. Non c'è un limite generale, tu non puoi stabilirlo, è una cosa personale. Se tu ti senti di fare una cosa, la fai. Per te. Esatto, come la domanda è generica o ad persona? No, è ad persona. Ok, quindi rispondi da Gianni. Allora, comportarmi come fanno loro, no. Non ce la farei proprio. Questo è. Se c'è, però, tipo non no, aspetta, però, non prendere esempi. Non dire mi comporterei come X, Y e Z. Come reagiresti a quel tipo di input? Se te capita la rissa, te capita una macchina bruciata gadget, stai con la cassa e te cominciano a donare a spam cose eccessive in un luogo pubblico a stacchi, o privato a spegni, la stacchio, lo spegni, però vedi che, capito? No, parla che c'hai momento, però tipo, allora, ripeto, contesto rissa me ne vado. Certo, ci sta. Però non è io ad esempio, se stessi in un luogo pubblico, non privato, la cassa la terrei accesa. Se c'è qualcuno che mi rompe sì, quello serio, sì. Ah, il pubblico dici in una piazza tu la tieni accesa e che sì. Dici non sto facendo lì, non c'è lì, e lì io ti dico è anche giusto. Anche in se un luogo privato come può essere un ristorante, se appena mi dicono spegni, io la spengo subito. Sì, 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 quello sì. Quello, su quello se sono voglio d'accordo. Portare content me ne vado. Sì, sì, sì. Non sì, lo so, non sarebbe più interessante, però lo sai benissimo. Se entri dentro come fa il gabrone. Quando è entrato là, allora, posso essere è lì il borderline. Ti posso aspetta, è lì una fregnaccia al proprietario. Ah, infatti. Sì, cose un po' goliardico, sai benissimo. Lo sai come si ovvia al continuare a creare content? Mo te lo dico proprio da pezzo di merda. Dai, allora, io personalmente, come Lio poi sa bene, ho molti amici, eccetera, conoscenti che hanno locali e so qual è il problema della relazione cliente proprietario del locale, quindi non lo farei mai. Però se io volessi veramente continuare a creare content senza avere troppe ripercussioni, vai in una via, in un quartiere con molti locali e te li giri tutti, ti cacciano da se tutti, fai, capito? Vai no, così non hai troppe ripercussioni, perché quella appena ti rompe le scatole gli dici due o tre cose non troppo eccessive, ma che ti creano hype e content, ti sposti da quello dopo e continui così. Hai mai visto Anil del gabrone a Roma? Io non credo farei così. Ha detto io non lo farei a prescindere, però hai mai visto Anil del gabrone a Roma? No, non ho mai visto il gabrone. Che vanno in locali a fare cose. Hai mai vista tu? Una parte, quando stavo a Trastevere. Trastevere, ho detto più locali. Se ero in un locale a Trastevere. In un locale a Trastevere? Sì. Si era messo a ballare a mezzo al locale. No, te sa di che sei 4:30 di pomeriggio in Irle, vado dentro al locale così, cagassa, come ho fatto a Milano ogni volta. O sai a Roma? O vai a Roma? Che ci gira quello dopo cosa e te fa, senti un po' come ti chiami? Quello ti fa piacere Marcello. È l'ultima cosa che senti. A Roma prima di me non è quello che spiegano. Marcello è sempre lui, sempre il solito Marcello. Lo sai perfettamente. A Roma non è prima di me e poi te parlo. Quindi certe cose posso essere in parte d'accordo, è vero. È vero che Milano è peggio delle favelas. Milano è la strada. Allora, io sinceramente quando ho sentito poi quella cosa, no? Che poi è intervenuta poi Arianna, e io sono rimasto abbastanza basito, perché non sono informatissimo, eccetera, ma è stata dipinta Milano come, non lo so, la Baghdad di 10 anni fa. No, vabbè, certo, nel senso... A striscia di Gaza, che è? Cioè, che se fai... No, ma per carità... Un po' più... al limite, però, insomma... Per carità, però... Ma il posto un po' più al limite di Milano, porca miseria, è sciccoso qua, da noi ci paga la camicetta bianca,
Vabbè, ma senza cattiveria. Vabbè, questo io, allora io questo te lo dico. Ci stanno i posti brutti. Ti direi dico, tendenzialmente no. dalle esperienze ti direi di sì, però sì, non sì, sappiamo. Com'è? Pirla, uno dice via qua qua che mo te faccio rivedere tu male. Cioè, è diverso, capito che te voglio ma dire. Guarda, io questa cosa l'avevo sentita anche un po' da Domitol, perché diceva: sì, se tu vai a fare il figo nei discoteche a Milano, le cose che ti dicono da lontano, non succede niente. Se lo fai a Roma, appena fai un attimo il galletto, prima e te menano. Te menano proprio. Ne ho spiacevolmente viste tante. Hai idea di quanto c'ho la lingua lunga io? Tante. Cosa provo quello che non personalmente, non personalmente, però anche nei locali, perché ne ho fatto parte spesso a serate eccetera, non finiscono mai bene. Mai bene. Per concludere lascio questa cosa. Ma tu lo faresti quindi? No, io ho detto io non lo farei mai, però ti dico che saprei come se volessi, saprei come sfruttarla proprio al 100%. Io c'ho sta cosa che per quello dico che e ti dico anche un'altra cosa, ti dico anche un'altra cosa. Tentazione. Non avendolo mai provato. Dopo 1200 blocchetti di cemento, ore e ore della live da solo con quattro spettatori a fare, beh, regà, allora se qualcuno non so, vuole entrare su Discord, vabbè, dai. Se vediamo un'altra puntata di... Assolutamente, assolutamente. Dopo due anni. Però io la domanda che lascio è una domanda che non mi dovete rispondere. Ma live aperta. Cioè, anzi, non è neanche una domanda, è una considerazione. È vero, puoi guadagnare di più facilmente, eccetera, però nel momento in cui non ti vendi a ste cose, non rompi coglioni alle persone e metti caso che riesci comunque ad emergere, vuoi mettere la soddisfazione in più che hai. Non essendoti venduto a una determinata tipologia. Ti fa una pippa in live. Ed è il momento per ti fa una pippa in live. Detto questo, grazie. Posso dire una cosa al volo? Rubino, io ancora aspetto la tua foto nuda che non mi hai inviato. Io no. Grazie per aver visto questa live. Ci vediamo lunedì alle 22:30 con appunto Mento al buio. Mi raccomando. Non mancate. Prego. 10:30-23. Prego. Ci aggiriamo in quell'orario là, 10:30-23. Prego. E ci saranno. Scusa, 10:30-23? 10:30-20, forse 22:30-23. 22:30-23. Meglio. Restate aggiornati, gruppo Telegram, Instagram. Ci sta tutto, ragazzi, mi raccomando, sarà un evento top. Altri due appuntamenti, questa volta abbiamo gli auricolari. Quindi, stateci, mi raccomando. Donai il comando Instagram. E detto questo, un saluto dal Goblin. Ciao belli. Ciao. Continuazione fa paura, ma c'è una soluzione. Un esercito sempre al tuo fianco. Claudio canta finché non è stanco. Le nostre vite saranno.